Hello amici e amiche di YouTube, di Twitch, di Instagram, popolo di internet, benvenuti in una live di Linktrollo, il pro gamer del popolo. Ciao, ciao Nautilus, ciao Psico, ciao Marni, inserta entrata d'effetto perché non ho fantasia, potresti fare qualcosa tipo... Kid Marni è qui! Qualcosa del genere, no? Scimmiottando un po', non lo so, la squadra Ginyu. Volevo farlo vedere alla chat, non leggerla ad alta voce, cos'è uno spoiler di Omori? Eren Yeager? Ciao Lisette, grazie mille Erika per l'abbonamento per i 5 mesi! Come stai, Simo? Sono un po' resuscitato. Ma vivo, perché porca troia, regà, questa terza dose mi ha distrutto oggi. Mi ha distrutto. Ora vi racconto tipo com'è andata ieri. Intanto facciamo gli auguri a Lisette con 364 giorni di anticipo, perché ieri era il compleanno di Lisette. Quindi tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Lisette, tanti auguri a te. Questo è il massimo delle energie che avrai da parte mia oggi. Quindi non posso usare lo sparecoriandoli, non posso urlare, però te li faccio lo stesso, gli auguri. Palese tipo Power Ranger, ma chi se li ricorda i Power Ranger? La prima serie, come dire, chi si ricorda i primi 151 Pokémon? Ai miei tempi Pokémon erano solo 151, non c'era il tipo buio e non c'era... Cioè, i tipi coleottero erano due, i tipi psico erano più forti perché non c'erano, avevano solo la debolezza coleottero e c'erano due mosse coleottero. Cioè, non facciamo i boomer, ragazzi. Come stai? After vaccino, io sto peggio, depresso, quindi datemi. No, niente, niente, niente cap. Allora, Nautilus, tu che scrivi terza dose, con, tra virgolette, mo ti racconto quello che succede. Aspetta, intanto fammi vedere il link che avevi mandato prima. Sicuramente una cosa è. Mi fai arrabbiare, Nautilus, quando fai queste cose qua. Mi fai molto arrabbiare. Ho visto il meme che avevi mandato. Comunque, ciao Giadi, ben arrivato anche a te. Gli auguri a Gundam non glieli faccio perché mi sta sul cazzo, ok? Mettiamo le cose in chiaro. Qua mi faccio il pat pat, che oggi ne ho decisamente bisogno. Povero Simo Pat Pat, grazie, grazie Erika, sei sempre tipo troppo super cute. Però non mi piace più il Pat Pat perché mi fa sembrare pelato, guarda. Cioè sono pelato e ho la fronte gigantesca, quindi mai più Pat Pat, cancellato dalle ricompense. Oh, ma c'è anche Compassione! Low quality stream! Ma sei venuto qua per dissare, Compassione? Guarda che ti arrivano due pugni, due schiaffoni, due manrovesci, destra, sinistra, e non avrò compassione nei tuoi confronti. Oh, che divertimento! Carino, mi fai auguri un anno prima per portarmi sfiga, ovviamente, perché se resisti alla sfiga diventi più forte. La terza dose è una potenza, se è così tu io non so come finirò quando la farò tipo Holmes, sì, fai tipo giri su te stessa e muori, Lily, ciao, ben arrivata. Dedica la Jup quando c'è perché io l'ho promesso, che cute, oh, me lo ricordi se spunta, appena secondo me appena iniziato a startare a Valorant, quanto ne so a giocare a Valorant, quindi non passerà mai nella vita, però se dovesse comparire fammelo sapere. Lo so che ti sta sul cazzo, l'ho detto apposta per triggerarti. Ma guarda che simpatico questo Lisette. Che simpatico questo Lisette. Comunque, adesso, raga, vi racconto. Lo abbiamo fatto ieri io e Ilaria. Innanzitutto, ieri ho avuto un colloquio, quindi già le mie energie erano tipo. Era uno speed date, ragazzi. Cioè, tipo, avete presente quando fai gli speed date che incontri tipo 3-4 persone insieme e poi se c'è qualcuno che ti attira, decidi di uscire con qualcuno. Ecco, questa era la stessa cosa però col colloquio, perché l'abbiamo fatto tipo in tre.
E abbiamo parlato pochissimo perché lui ci ha spiegato un po' com'era. Era una catena di alberghi, ma non voglio. Non entro nei dettagli perché sono cose pallose. Però ero tipo, oh, così. Siccome noi dobbiamo viaggiare, Ilaria, io devo andare in Sicilia e lei deve andare pure in Norvegia. Cioè, lei in Puglia e poi dobbiamo andare in Norvegia per Capodanno. Ci si è detto, uè, qua sono passati 4 mesi. Facciamoci sto richiamo, sto booster, come lo volete chiamare, prima di viaggiare. Abbiamo trovato un posto che lo fa anche dopo 4 mesi. Si chiama, cioè, se no si chiama, cioè, a quanto pare loro erano autorizzati a farlo anche dopo 4 mesi. Era tipo in una vecchia fabbrica a Berlino. Un attimo, leggo i commenti. Facciamo una piccola pausa, leggo un attimo i commenti, poi vi finisco di raccontare. Ma sarei come Zeb se diventi palato. Certo, avrò le stesse ideologie, la stessa fama. Forse meglio di no. Tipo fai la mano che si muove in alto e in basso e la sposti sulla spalla. Non so come si fa. Gioca One Trick Valorant, un gioco delle braccia, gioca d'altro e diventa depressa. Non è detto, perché alla fine se il grado, cioè, ma un po' tutti, se il grado di sfida è bilanciato, ovviamente uno si diverte. Se il grado di sfida è elevato, uno si rompe il cazzo. Io che non ho mai giocato un FPS, ad esempio all'inizio con Valorant, mi rompevo le scatole perché dicevo, ah, oh, ma non so giocare, non lo so fare. Quindi se lei magari gioca a qualcosa che non conosce bene il genere, tipo che ne so, il platform che non ci è abituata, ovviamente all'inizio avrà più difficoltà e ovviamente c'è questa scatola di merda che non ho tolto, la puoi levare, ciu. E quindi è anche normale a un certo punto diventare depressi. No, la terza dose l'ho avuta dopo già del colloquio. Il colloquio era di pranzo. Comunque, siamo andati in questa fabbrica qua. Oh, appuntamento alle 19:20. Il posto dove facevano il vaccino era al secondo piano. Porco Giuda, la fila iniziava dal porta d'entrata del piano terra. E quindi dovevi metterti in fila fin nella tromba delle scale, porca puttana, per salire. Poi dovevi entrare. C'erano un'altra coda. C'erano diverse tipo slot, cioè diversi strutture dove facevano 8 vaccini alla volta contemporaneamente. Ecco, c'erano 8 cabine, non so come spiegarvelo. Però anche per la singola cabina dovevi metterti in fila, quindi alla fine abbiamo fatto 1 ora dopo rispetto a quando avevamo preso l'appuntamento. E vabbè. Oh, mi ha fatto questa iniezione, io non ho sentito, regà, nulla, non mi ha spiegato un cazzo. Mi ricordo che la prima volta quando l'ho fatto mi hanno detto, allora, questa è la cosa, i rischi sono questi, hanno aggiornato il codice dell'mRNA, questo è arrivato, mi ha detto, stava pure al telefono, sto faccia di merda, manco mi sta cagando, mi fa, alza qui, la spalla, l'ho alzata, me lo fa, io non ho sentito un cazzo, regà, mi ha detto solo puoi non fare sport per 5 giorni, non bere alcol per 24 ore e via. E ho detto, ma che cazzo è una farsa sto vaccino? Non mi faceva male il braccio, nulla. Minchia, mi sono alzato oggi, raga, io volevo morire. Ve lo giuro, non riuscivo ad alzarmi dal letto, sono riuscito a mangiare e poi mi sono ributtato nel letto e sono stato tipo altre 2 ore. Oppure pulito il bagno perché oggi avrei dovuto farlo perché non mi andava di rimandarlo. Mentre lo pulivo, ho avuto un attacco di panico, un casino, regà, un casino, perché poi tipo ho cominciato a sentire, siccome mi sentivo un po' male dopo il vaccino, ovviamente, ho pensato, oh no, adesso muoio, adesso c'ho qualche effetto collaterale brutto, e quindi l'ansia, quindi mi si stava bloccando la circolazione, un casino, ve lo giuro, regà, mi sono ripreso tipo verso le 5 del pomeriggio, che è stato quando poi ho spammato la live, perché ho detto, non mi va di perdere una giornata intera senza fare un cazzo. Quindi fottiti terza dose e ho trovato tipo le forze di mettermi qui. Ma è stato veramente terribile. Mi sono sentito tipo Makoto nel capitolo 5 quando sta nel letto febbricitante e pensa di avere le allucinazioni. Uguale. Uguale. Un lavoro interessante. Dipende dai punti di vista, Erika, ma non farebbe per me, secondo me. Ho visto che c'era Psycho che aveva rischiato Link Troll arrabbiato, come Nasai, non l'ho visto. Posso dire che non si sanno organizzare questi berlinesi. Ma come fai a dare un orario alle 19:20 e poi l'iniezione me la fai alle 8:20? Ma cosa serve allora? Allora mettete free for all, chi prima arriva meglio alloggi, io vado alle 6 del mattino, picchio tutti quelli che stanno prima di me, faccio spintoni, arrivo lì, zac, me ne vado a casa e faccio after la notte prima. Ma è possibile una cosa del genere? Io sono un onesto cittadino che paga le tasse e non posso avere un servizio fatto bene. Fatto bene. Ok.
Ero abbastanza arrabbiato, sì. Ciao Max, ed è arrivata anche Laila. Ciao ragazzi, come state? Bacini. Ben arrivati. Comunque, ridendo le navi di ottanto, ho capito che tu non hai il diritto di chiamare degli oggetti bilance. Stai zitto, qualsiasi cosa è in grado di rilevare un peso, che sia un pavimento, un cadavere che tu ci passi sopra e rileva il tuo peso, è una cazzo di bilancia, ok? Tu non hai il diritto più di parlare se pensi diversamente. Spero che ora tu stia. Sì, abbastanza, abbastanza. Cioè, nel senso, sì, mi sono resuscitato un po'. Sistema, come stai? Da verso mezzogiorno ancora non hai detto nulla sulla live. Eh sì, è perché appunto stavo un po' male, Lisette, ma tranqui, cioè ce l'ho fatta a resuscitare. Quel picchio esprime l'intera violenza! Violenza, bro! Madonna, bro! Così proprio. Arrabbiato con l'argomento giusto e me l'hai servito su un piatto d'argento. Cioè, io in realtà non sai che sono così arrabbiato. Perché alla fine poi, in certo qual modo il tempo è passato, mi sono messo a guardare meme di gatti, ovviamente. Cosa fare quando devi stare in fila e la fila non si muove e devi aspettare un'ora? Ovviamente guardi meme di gatti, mi sembra normale. Ho trovato questa pagina che è diretta tipo da 9gag, quindi saranno tutte cose fributate, ovviamente, ladri. Però son belle, si chiama Meowed, scritto Meowed. E mi sono messo a guardare tipo tutti i meme che c'erano. Ci siamo fatti un sacco di risate con Ilaria. A parte il bruciare del farmaco, nelle ore dopo, male al braccio, mi è stata la voglia di non fare un cavolo, solo starmene a letto. Uguale, uguale. Senti qualcosa, diccelo. Te lo dice una ragazza che ha salvato un ragazzo dal botulino. Minchia, cosa seria. Ciao, bombe, ben arrivato. No, comunque, allora, si possono essere degli effetti collaterali col vaccino, eh. Cioè, puoi avere un po' di febbre, spossatezza, dolore, mal di testa, cioè, è ovvio che si possono avere. Io febbre fortunatamente non ne ho, Adilaria un po' è salita, tipo 37, quindi niente, neanche lei niente di preoccupante. Il mio problema principale è che poi io soffro d'ansia, quindi mi si chiude lo stomaco, ho più difficoltà a digerire, perché quando sei. L'ansia alla fine sostanzialmente è solo paura. Quindi, quando sei in una situazione di paura, momento culturale, il tuo corpo entra nella come si chiama? Nella situazione, non mi ricordo. Comunque, il tuo corpo si prepara al paradigma, diciamo, combatti o fuggi. Quindi, in poche parole, che significa? Che il tuo corpo toglie energie da determinate funzioni e le distribuisce su altre. Se tu devi combattere o fuggire, una delle due cose, perché sei in una situazione di pericolo, al corpo non gliene frega un cazzo di far andare avanti la digestione. Quel cibo di merda può restare a marcire ancora un po' nello stomaco, nell'intestino, dove cazzo è, anche per un'ora, cioè chi se ne sbatte. Pensiamo a mandare tipo le nostre energie e il sangue nelle gambe e nelle braccia, praticamente, forse anche al cervello, perché magari per fare strategie, tipo, no, per pensare cosa fare, no? Ma sicuramente non allo stomaco, perché non gli frega un cazzo in questo momento di completare la digestione, in un momento di pericolo. Quindi quando hai ansia e paura, si attiva questa cosa qui, e quindi ti viene più difficile anche digerire, ok? Perché il corpo si prepara o a combattere o a fuggire. Momento culturale finito. Quindi è anche normale, se io ho ansia, che mi sento tipo congestionato, ecco. Va bene, Psycho, mi dispiace che tu non ti senta bene neanche tu. Dopo, spero che al risveglio ti sentirai meglio. Link Alberto Angela, palese, palese. Sei bravo, e Ilaria che è cattiva e ride della sofferenza dei personaggi. Sì, Ilaria è senza cuore. Ilaria è senza cuore, assolutamente. Io ho avuto la prima dose sonno e stanchezza, e seconda emicrania. E Feralgan, minchia, il famosissimo Feralgan, il farmaco che sembra il nome di un guerriero epico. Sentirsi sempre inseguito, osservato, è simbolo di ansia, perché se così sto messo male. Allora, l'ansia non è una malattia, tra virgolette. L'ansia è un sintomo.
di malessere, perché l'ansia appunto è paura. La paura non è una malattia. Ok, esistono le fobie, quindi forse la tua è una fobia, però è la fobia ad essere la malattia, non è l'ansia in sé che è malattia. Quindi sì, potrebbe essere un'ansia legata a una fobia, sì, è possibile, non lo so se c'è una fobia. Entra nel campo della paranoia, penso, sentirsi sempre osservati. Se hai questi sintomi qua, dovresti sì, beh, parlare, insomma, con un esperto, se è una cosa proprio ricorrente, se è una cosa che ti succede una volta al mese, puoi anche sbattere finché non peggiora, ecco. Sì, c'è la maglia a tema per la live di oggi, esatto. La prima dose dovevo farla prima io a 7 anni. Ho avuto la. Ma come a 7 anni? Che cosa, che vuol dire? Ma di che dosa? Di che dosa? Che dosa hai fatta a 7 anni? Di un altro tipo di vaccino, immagino. Forse sarà anche il mio carattere chiuso. Beh, sì, c'è anche l'ansia sociale, sì, semplicemente. Quando hai difficoltà a relazionarti con altre persone o stare in luoghi aperti, luoghi affollati, questo tipo di cose qua. Ed è una cosa molto più comune di quanto pensi. Secondo me, tipo, almeno un individuo su 10 potenzialmente ne soffre, quindi non è neanche una cosa che ti devi sentire tipo, oh mio Dio, sono malato! Cioè, ti rende la vita sicuramente più difficile, ma cioè, non è una cosa per cui sentirsi discriminati o peggio degli altri o altro, è una cosa anche abbastanza comune, ecco. Ah, ma hai avuto le convulsioni per un qualche tipo di vaccino? Perché le convulsioni sì, a volte possono venire anche tipo con l'anestesia, tipo se te la sbagliano a fare, insomma, robe brutte. Se ti dicessi che Makoto arriva all'altezza delle spalle di Byakuya, tu mi crederesti? Sì, ti potrei credere anche perché sono molto scippiati come coppia. E spesso nel fandom potrebbe essere una cosa. Cioè un plus. Se i due personaggi tipo hanno una differenza nell'altezza, diciamo. Non chiedermi perché è così, ma è così. Non so esattamente che motivi ci sono dietro che te li fanno scippare di più, ma succede. Sì, ma sei sparito? Sì, sono sparito perché adesso iniziamo a giocare. No, mi sono venute così, se nessun vaccino o problemi, minchia, tipo epilessia, che cioè, ma spero che non sia, che non siano più di intralcio, di impedimento alla tua vita, diciamo, spero che sia stato un episodio singolo. Allora, no, ho sbagliato, ma sono stupido, ho aperto il Nintendo 64 invece del DS. I am stupid. Avevo usato questo coso, vero? Questo controller, credo di sì. Che ho 1,60 m. Che basso. Va bene, bombe. Mi dispiace che tu stia avendo dei problemi in questo momento. Spero che anche tu li possa fixare, sistemare al più presto. Ma è aggiornato un po' Cursed per tutti, mi pare di capire. Ullova. Vedete? Sì, ok, là c'è al solito il secondo schermo. Scusate ragazzi, non ho avuto ancora modo di sistemare una grafica decente, ma io non ho più. Ne la faccio più, raga. Cioè, una volta tipo cercavo tipo di sistemare anche un po' più dal punto di vista grafico, mo da quando me le sono fatte fare da Alex ho smesso anche di occuparmene, a parte leggere modifiche. Però no, non voglio fare nessun collegamento. Sì, voglio procedere. Ciu! Ma lo sai che sei. Autunno! Wow! Lo sai che sei la protagonista di questo gioco Pokémon? Ah? Perché ho chiamato la protagonista Ilaria? Vuoi vedere che Pokémon c'hai? Sì.
Allora ti faccio vedere. Non sapevo come chiamarla. Perché ho scelto la femmina. Ma come, non si può vedere la mia faccia? Sì, mi sa che devo fare questo. Ah, ecco. Guarda, sicuramente il personaggio l'avrei visto più volte. Ma come sei all'altezza di tutti? Aiuto. Soltanto un controllo all'anno. Ah, meno male se è solo per questo. Analisi del sangue. Che poi quelle. Che poi quelle. Cioè, alla fine non fa male farle in generale. Madonna, sto sclerando. Ho bisogno di distrarmi. Che succede, Max? Guarda, sei nel posto giusto se ti vuoi distrarre. Vabbè, Ilaria non viene, quindi noi giochiamo. No, porca miseria, ti ho detto di venire. Guarda, il personaggio penso che lo conosci, l'avrai già Sì, visto. dai, sì. Questi sono i tuoi Pokémon, guarda. Questo è lo starter. Che l'abbiamo chiamato sbaglio perché ha la natura più brutta che gli potesse uscire. Qual è? Qui, pietra. Snivy. Dai, non lo vedi? Sì, lo vedo. Perché, cioè, perché la natura sbaglia? Perché non so se ti ricordi come funziona la natura. Ah, per gli invidi. Che sì, che ti aumenta Ah, ok, tipo una vabbè, non stat, c'era un se ne cazzo. diminuisce un'altra. Poi Ma guarda. seguiti. Madonna, Perché guardalo. con una T? Perché non entrava. Ah, che merda. Senza c'era il limite. Questo qua è Mr. Resetti. Perché? Quello non lo conosci? La talpa di tipo di Animal Crossing. No. Poi, Vai vabbè, tu. questo non penso che lo terrò. Questo sarà Zebra 89. Gli devo cambiare il Vaffanculo. nome quando trovo il giudice perché mi sono dimenticato di farlo. E poi c'è Jup che è un Pokémon tipo che dorme. Sì, non ce l'ho Un presente. culo. Natura birbone. Birbone. Ah, volevi Itto. Ah, ma che se ti piacciono gli Abs, Max? Ma che sei per caso gay? Oddio, la sbando c'è, non ci vuole far andare nella palestra, regà. Sapete che verso la Lega Pokémon c'è un Pokémon con i capelli di Yasuhiro. Ah, ho capito, Buffalante immagino. Ma io non prendo Pokémon di tipo normale perché mi stanno sul cazzo, mi dispiace. Vorrei davvero vedere quello che sfugge agli occhi degli altri. Gli dei Pokémon nelle Pokéball, la verità sulla natura di un allenatore. In un futuro in cui i Pokémon possono essere veramente liberi. Allora, incominci a liberare i tuoi, non mi rompere il cazzo a me, io devo diventare la campionessa della Lega. Lo desideri anche tu, vero? No? Capisco, la tua risposta mi delude molto. Tu, se solo le tue idee fossero belle quanto il tuo aspetto, potrei anche pensare ad avere una relazione con te, amico Nagito Komaeda. Non ci lasci altre scelte. I miei amici dimostreremo da che parte sta la verità. Mai fammi picchia adesso. Ragazzi, lo scontro con la sbando. Madonna, c'ha tre Pokémon pure. Aiuto. Di dove? Allora questo è uno. È uno. È un. Come si dice? È il momento di Zebra 89. Hai visto leggende Pokémon Arceus? Sì, penso proprio che lo comprerò, mi ispira un sacco. Ma esce tra poco, sbaglio? Ma esce tipo a gennaio? Vabbè, chiunque apprezza Kaito, dai, Kaito è un buono. Ah, il 28, minchia, pochissimo manca ormai. Vai, bro. Distruggilo, quell'uccellino di merda. Let's go, bravissimo. Madonna, ragazzi. Sono Zebra 89. Tsundaka. Eppure veloce Zebra 89. Fortissimo. Quando lo prendiamo sto giudice onomastico? Io voglio cambiare nome. Ah, lo stesso doppiatore inglese di Ryuji di Persona 5. Che figata. Non so se lo porterò in live, Lily, perché comunque. Credo che abbia bisogno di un sacco. Allora, questo figlio di puttana, oltre ad essere acqua, è pure terra. No, ancora è solo acqua puro per il momento, se non erro. Quindi, sì, diventa terra all'ultima evoluzione. Quindi andiamo di onda shock. Sarà un gioco molto molto lungo, quindi non penso proprio che lo porterò. No, no, non mi fare del male, bro. No, no, no. No, non mi spaccare le bolle. Ma va bene.
Allora, facciamo, livelliamo un po' se fumettino, dai. Penso che ce la fa. Se non se c'ha, c'ha furto, dai. Vediamo un attimo se c'è fumettino a sto punto, dai. Potevo mettere Snivy, sì. Però penso che quel danno riesce a farlo se fumettino se non muore prima. Se non muore prima. Ok, no, che truffa. Ah vabbè, io avevo la difesa droppata, è vero, mi ero dimenticato. Ecco perché. Viene di persona 5, veramente? Cazzo, mi sono appena ricordato che... un po' come tipo lotta! No, shit, aspetta, lotta è forte contro il buio. Ok, metto giù. La nostra tank di fiducia. Oh damn, no, mi fa il critico, mi critta, no, no, no. Ti prego, uccidilo, 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 ti prego, uccidilo. Meno male, meno male. In due hit penso che lo sciotto con tutti coraggio, dai. Forse anche in uno. Let's go! Fortissima giù, incredibile. Let's go! Futuro è ancora imperscrutabile. Il destino del mondo è incerto. Ma che stai a di, bro? Ma ce la fai? Non so che gli spetti di Kaito hanno la stessa posta di alcuni spetti di Mondo e Taka. Non ci ho mai fatto caso. Te l'hanno regalato per Natale, cioè ti hanno fatto il preordine. Nagi tra l'altro 1,80 e Hajime invece 1,79. Che bello, sono della stessa altezza. Tra l'altro Hajime ha 90 di pettorali, cioè un fottuto bodybuilder. Io e i miei amici, che cos'è? La gang, la cricca, tipo cos'è? I studentelli tipo Harry Potter. Io e i miei amici non abbiamo ancora la forza necessaria per salvare tutti i Pokémon. Cambiare il mondo richiede uno sforzo di cui non siamo ancora capaci. Ho bisogno di più forza, cosa sei? Sasuke? Il marchio maledetto? Di una forza indiscutibile che convinca tutti. Sicuramente non la forza delle parole, bro. Quella non convincerà mai nessuno. Ci vogliono i mezzi, ci vogliono la forza, ci vuole proprio bruta. So perfettamente dove trovare tale forza. Un esercito. La stessa che ha accompagnato l'eroe che ha fondato Unima. Come leggendario Zekrom, beh, sottomessi, come dicevo, la forza è bruta. Io sarò il nuovo eroe, il tuo migliore amico. Mica già ci ha frenzonati pure. Vabbè, ok. E niente, ci ha frenzonati, raga. Ale boobs, esatto. Ciao Max, fai in fretta, dai, che io intanto vado a spaccare un po' di culi in palestra, dai. Mamma mia, che cucciolino. Io direi, ragazzi, mi prendo pure Soap in squadra al posto di Pampur. Poi lo togliamo, quando prendiamo Swanna o Ducklet lì, come che si chiama. Allora, PC di Miko. Allora, sposta Pokémon, quindi sposta, lo mettiamo a squadra Pokémon. Ok. Ciao Pampur, è stato bello, ma adesso ci dobbiamo salutare. No. Scherzavo, manco un quarto d'ora. Speedrun, Max. Speedrun, per andare a fare la palestra. Alexa Play Despacito. Detto va bene, mentre si gioca, no? Soprattutto perché potrebbe aprire a passati come Unima da scoprire con Cristoforo Colombo. A me piace un sacco, tipo, che ci sia la... Ma è diventato così, di colpo inverno. Ma che ha? Ma ogni 8 ore cambia la stagione, non ho capito. E noi non siamo ancora in inverno, Ah no, sì, inverno inizia il 22 dicembre, mi pare. Quando è che inizia? Quindi è una cosa interna del gioco. Ah, ma non è... Ma non è la palestra. Ma che cazzo? Questo scheletro è stupendo. Inoltre lo guardo e rimango a bocca aperta. Ma non è la palestra. Ma che cazzo? Sono Cirillo, il vice direttore. Per incantare la gentilizia ti farò fare un giro del museo. Ma io non... No, bro. Quello che vedi è lo scheletro di un po' come tipo drago. È Dragonite. C'è le cornina. Grande. Sì, è caduto qualcosa mentre stava volando, infatti si è fuoristilizzato proprio in questa posizione, poverino. Questo è Arnaldo, là, come si chiama? Armaldo. Allora, questa straordinaria pietra è un pezzo di meteorite che racchiude un'energia cosmica misteriosa.
Che cos'è, una Pokéball? Una vecchia pietra che ho trovato nei pressi del deserto. È una pietra lunare! Posso far evolvere Moon Jup se è una pietra lunare? Ma probabilmente non è una pietra lunare. Ma quella non è la stessa che Miko? La trovi la palestra? Ah, è nel museo! E in fondo rispetto a un capolista tanto forte quanto dolce. L'informazione che il capolista si chiama Aloe ed è mia moglie! Non ti posso stilare la waifu. Ciao Tak! Ben arrivata, come stai? Come va? Infatti. Ah, era la mommy, è vero. Hai chiesto a Kim di parlare in dialetto. Volevo chiedere dov'è Ilaria? No, la Kim è di Monza. Ilaria è di. Della Puglia, in provincia di Bari. Quindi, no, hanno dialetti completamente. Differenti. Ah. Non penso sia uscito dall'edificio, ma ha cambiato 3 volte la stagione. Ma che cazzo? Queste stagioni cambiano come la mia voglia di essere produttiva. Same. Sì, benvenuto dal museo. Si può arrivare alla palestra passando dal museo. Sono qui per studiare i fossili di Pokémon. Ah, ok, gli puoi dare i fossili. Scusate, sempre di Pokémon che ha volato per i cieli di tutto il mondo. Oltre i cieli dell'avventura. Robusta corazza. Questi sono. Ah, tipo Cubone. Oggetti rari che raccontano una serie di luoghi lontani nel tempo e nello spazio. Certo che i modelli sono una vera e propria antologia. Ma cos'è, una maschera tribale, Tapu Koko? Stelle con incisioni rimaste tuttora indecifrate. Voglio diventare un archeologo, decifrarle tutte. Meteorite portatore di un virus spaziale. Ma che è, coso? Il Virtuous Last Reward. Forse c'è un Pokémon che è giunto dallo spazio assieme a questo meteorite. È vero, esiste? Qual è? Necrozma. Antica pietra tonda rinvenuta tra le sabbie del deserto. Secondo me è una pietra lunare, la voglio grabbare. Armaldo, ok. Tu, a parte le disavventure con la terza dose. Mi sono un po' ripreso, ma sono ancora mezzo morto. Però tutto bene, non ti preoccupare. Ma com'è finita con il lavoro, Tac? Mi aggiorni? Damn, va bene, Lisette, tieni un cuore. Sì, se passa giù le faccio il pat pat da parte tua. Le dico anche come si chiama, come qual è il tuo nome su Instagram, perché magari non si ricorda come ti chiami su Twitch, però magari si ricorda su Instagram quando hai fatto tipo i disegnini. Schiacciata alla siciliana. No, non si sono fatti risentire, damn. No, infami. Quando il museo c'è la palestra, i sfidanti sono attesi laggiù. È proprio una bella atmosfera, vero? Tieni, voglio darti questo. Acqua fresca, sì. Ma chi è Stan Lee, questo qua? Sono le di tipo normale. Questi tre noi, ma i Pokémon di tipo normale sono deboli contro quelli di tipo lotta. Lo sapevo. Vicino alle parti del bosco di Girando ne puoi trovare qualcuno. Lascia che ti spiego cosa è questa palestra. Per seguire devi rispondere alle domande che trovi nascoste nei libri. Prima domanda nel libro intitolato Buongiorno amico Pokémon. Quando esce tra un libro non farti scrupoli a chiedere in giro. Sì, e poi ti picchiano quando non sai la risposta, vero? Come cura Zeb Stricale? Ero già andato al centro Pokémon. Ma erano, anche se erano determinate, erano, quant'era, un anno, erano vantaggiose le cose. Sì, li ho. Stronzo, mi ero dimenticato che l'avevo chiamato stronzo. Tu che fai, vuoi combattere? Direi di sì. Io frequento la paese di Zepiropoli, dove mi chiamano topo di biblioteca. Sorcio! Ho detto che sono forte, perché posso le mie giornate leggendo i libri per trovare 1000 modi diversi di allenare i Pokémon. Sì, vediamo, se sei studioso, come ti chiami? Scolaro, chi sei? Scolaro. Pff, Germano, chi è? Mosconi, un solo Pokémon. Patrat. Bro, sei cringe. Ah, io adesso ti. Minchia, livello 17! Ma siete stronzi? Ma come livello 17? Ma si protegge. Ma sono fortissimi, bro. Qua devo livellare tutti, altrimenti finisce. Dimmi, tu in nero e bianco vengono resi ancora più maturi. In nero e bianco 2, mi sembra una cosa bella. Madonna, mo mi ammazza, raga.
Devo sperare in un roll che mi permetti di ucciderlo, altrimenti ho perso. Altrimenti me lo ammazza. Meno male. Let's go! Ma qui bisogna livellare qualcun altro. Ce l'ho troppo bassi gli altri. Franco, te lo dico, ma non prediligo i topi Pokémon. Cos'è che ha detto? Patate e salsicce. Lo sai che mangiamo anche noi le salsicce? È vero, si doveva evolvere! Sì, si sta evolvendo il nostro amico starter! Il primo Pokémon che si evolve! Wii! No, non ha più le mani! Che schifo, madonna, veramente, che starter sudicio che mi avete fatto scegliere, raga. Ce l'ha forse, c'ha due foglie al posto delle mani, così, cos'è un T-Rex? Mamma mia, raga, che ciofega di Pokémon che mi avete fatto prendere. Io vi odio profondamente. Figurati se mollo un indeterminato. Ah, 3 mesi, allora, fanculo. Ti ho detto che ti dovevi allenare. No, io sono più forte, Max, io vinco lo stesso. Dai, cringe, raga. Cringissimo. Mamma mia. Cos'è? Una banana, eh. Una banana, mi avete fatto mettere in squadra, raga. Sì, infatti ora ci alleniamo in palestra, raga. Ora ci alleniamo in palestra. È fantastico, ma va a cagare, va. Ma va a cagare. E poi peggio, perché nella stadio finale perderà anche i piedi, ovviamente. Quindi è proprio cringe sta cosa qui, raga, poverino. Libri per l'infanzia. Buongiorno amico Pokémon. Sono il primo incontro tra un bambino e un Pokémon. Al fianco del primo c'è un piccolo Pokémon della pelliccia marrone. Chi è? Furret? C'è un foglietto tra le pagine di questo libro. Sono Aloe, nascosto in questo libro ha 4 foglietti. Ok, questa è la prima domanda. Qual è il Pokémon che avete incontrato per primo in questa palestra? Mi sono già dimenticato. Chi sarà? Patrat. C'è l'indizio in una delle librerie centrali. Vabbè, ma è Patrat. Cioè, ma che, quale indizio mi serve? Dolci per Pokémon. Insegna come preparare un delizioso dolce cuocendo delle bacche. Sono dei dolci con le bacche. Chiamate Poffin. Non è il libro che stai cercando. Vabbè. Tu, ciccia, vuoi sfidarmi? Ho trovato un figlietto e ho iniziato a cercare i libri. Di riverso sto leggendo anche io dei libri sui Pokémon. Questo libro su Tepig. No. Già. Che Pokémon hai incontrato? Patrat. Vabbè. Ma perché mi trattano come uno stupido? Breaking news, Simone non ha mai visto un serpente. Sì, ma è brutto. Cioè, è più brutto. Cioè, è brutto come Ekans. No, Ekans è proprio brutto. Ekans è proprio schifoso in culo. Però a me fa triste che quello parte con le braccine e i piedini e poi li perde, capite? È proprio brutto, secondo me. Perché, cioè, da che sei un essere funzionale con delle gambe e delle braccia diventi una cosa che striscia. È brutto. C'è un sacco di ragazze in chat che dicono personaggio maschile X fa schifo, personaggio femminile Y è bello. Non è vero per niente, personaggio maschile è un personaggio femminile e spazzatura. Sì, è... capita comunque che su Twitch ci sia, cioè, alcuni spettatori li perdi e altri ne guadagni nel frattempo. Tante altre persone, tipo ad esempio come Kim, Alice, Davide, ormai passano poco spesso, però siamo ancora tipo in buonissimi rapporti. Alla fine la cosa bella delle live è questo, cioè ti permette anche di conoscere delle persone con cui magari puoi stringere legami che vanno al di là della singola live. Capita, ma alla fine è anche normale. O una persona si può stancare, o magari non ti può più piacere il contenuto, o può avere degli impegni diversi, cioè. Capita. Pokémon, vuoi leggere la vita dei Patrat? È una fotografia sui Patrat, comunica tramite la coda. Se alza la coda significa che hanno avvistato un nemico. Ma questo è mio fratello! Ma questo è mio fratello! Figli puttana, la tua radio! Ciao Andrea, come stai? Grazie mille per i 22 mesi! Come stai, frate? Colgo l'occasione, visto che sei qua. Quando scendi giù, tu? Scendi a Natale, spero di sì. Io sarò giù dal 20 al 27. E... che altro ti volevo dire? I don't know, come va? Come stai? Sei tornato ora da lavoro? Immagino di sì. Penso una cosa significa che hanno avvistato un nemico. C'è un messaggio. Non è una domanda difficile, no? Ecco la seconda.
scorre con il fuoco in corpo emettendo fumo dal capo. Dal capo? Di che libro si tratta? Potrebbe essere un libro che sta già leggendo qualcun altro. Ah, Tepig sarà. Cosa c'è scritto? Corre con il fuoco in corpo emettendo fumo dal capo. Io sto leggendo un libro su Tepig. Peccato, nel libro che sto leggendo c'è scritto sputa fuoco dalle narici. Uno dei Gesi Morale fa solo fumo, dunque non risponde a corre mettendo fumo dal capo. Ok, forse la risposta fa riferimento a un essere vivente. Ma che significa? Bro, tu chi sei? Ti devo sfidare? Cosa dice? Il foglietto, corre con il fuoco in corpo mettendo fumo dal capo. Io sto leggendo la struttura delle locomotive. Ma vaffanculo, era un treno. Risposta esatta, vabbè. È la locomotiva, ma vaffanculo. Tu lotti contro di me, mi aiuterà nelle mie ricerche. Va bene, dai. Quindi che litigate ancora su Maki. Chiunque potrebbe litigare con me su Maki. Oh, ma chi è sta gnocca? Oh, oh. RDR, ma che cos'è? Ah, l'evoluzione di coso. Di papaplip, là, come si chiama. Madonna, livello 17. E sì, mi fanno il culo. Si mi distruggono adesso, ragazzi. Vai, sbaglio, fammi vedere se sei diventato più forte. Oh, questa è città, usa gli oggetti. Avezza di me. No, ti faccio vedere io un vortice erba, madonna. Ci prendo a sberle con questo vortice di erba. Oh! No, ma cos'è morso? No, 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 bro. Ah, sei scarso in culo, scarso in culo. Bro, adesso guardate che predict che vi faccio, raga, eh. Guardate che predict che vi faccio, eh. Lui usa morso, io. Ah no, morso è buio. Stavo per mettere, mamma mia che stupido, stavo per mettere giù. È buio, adesso io metto secchettino, così secchettino regge bene il colpo. E poi secchettino lo distrugge. Vero? Vero che ci riuscirò? Ma allora, ma siamo seri? Ma siamo seri? Ah, ora però lo usa morso di fronte a un Pokémon buio. Ma ce la fa? Dai, ti prego, uccidilo, Seque. Ma gli ho fatto un cazzo! Vabbè. Ma prego, ma quale predict? Quale predict? Questo computer fa le cose a caso. E azzecca le predict. Mo' ho azzeccato io, vedi. Ho fatto Let's go. Bam. Ciao, pezzo di merda. Droppa i punti esperienza. Droppa. Sì, fatemi diventare più forte. La mia forza supera la mia la tua conoscenza. È più forte, sono diventato fortissimo. Mi sa che non scendo. Wait. No, oggi ero libero, però siete tornato a quest'ora poco più tardi. Me lo ricordo, mi dicevi che finivi alle 18, alle 19. Maki schifo, you can change my mind. Tutte le Maki. Maki di Danganronpa, Maki di Love Live, tutte le Maki. Non sanno più cosa inventarsi. Tu neanche conosci la quinta gen come me, mi sa, Andrea. È la prima volta che ci gioco, ma tipo alcuni Pokémon li conosco perché sono comparsi in altri giochi successivi. Ma io la quinta gen non l'ho mai giocata. Però alcuni Pokémon son veramente bellini. Angie è un'altra che... Ma chi ti pensa? Ma chi te l'ha chiesto? Ma chi te sencula? Bentornato, Bomber. L'Adrenadora. Sì, la terza me lo ricordo che l'hai giocato perché ti abbiamo comprato... Non mi ricordo se è stato per un compleanno o per un Natale. Io e Fabrizio ti abbiamo comprato Pokémon Smeraldo. Me lo ricordo. I biglietti vanno riposti nella libreria. Una delle regole del bravo lettore. Ok. Quindi, che faccio? Società. Sì. Quando sfruttando l'energia del vapore creata da una galleria di combustione. Vabbè, non ci interessa. Vediamo. Mi hai raggiunto. Riconosco il tuo lavoro e potrei sfidarmi. Cosa si cuoce in pentola? È delizioso quando lo si mangia. Le bacche. Erano. Era qua. Era le bacche, sì. Allora, i Poffin. È andato tutto liscio fino a qui. Ora passiamo all'ultima domanda. La trovi andando? Due librerie in fondo. Ah, due librerie in fondo. Che vuol dire? Una a sinistra, due verso l'entrata, una sulla destra e ancora una in fondo. Allora dov'è?
non ho capito un cazzo. Credo sia quest'ultima. No, questa. Boh, non lo so, vabbè, intanto vado a curarmi, raga. Non capito che vuol dire due librerie in fondo, ma comunque. Mi hanno fatto fare troppi pochi incontri, raga. Cioè, guardate che succede, cercare di livellare tutti i Pokémon in questi giochi vecchi. La categoria. Oh, ok. Ora lo cerchiamo. Allora, cambiamo la categoria intanto. Mamma mia, che cucciolini. Grazie, Tac, che me l'hai ricordato. Allora, Pokémon colore che non posso dire in live. Mamma mia, mamma mia, che biribiribin. Mamma mia, che cucciolino. Ciao Martina, come stai Martina, tutto bene? Save state. Perché non si sa mai. Ma in realtà credo si possa scrivere in determinati contesti, però per sicurezza, sai com'è, uno non la dice. Perché quello fondatore, c'è una possibilità di, c'è la possibilità di levare lo stemma fondatore, però dovresti levarlo da qualsiasi canale in cui sei fondatore. Se vuoi poi ti dico come si fa, si può disattivare. Allora, mi fai rileggere quello che diceva alla fine del, perché voglio capire. Allora, due librerie in fondo. Due in fondo, però poi due verso l'entrata, quindi si resetta. Poi una a sinistra, una sulla destra, si resetta pure questo. E una ancora in fondo, quindi davanti a me dovrebbe essere. Sei qui perché hai letto l'ultimo foglietto, vero? Allora ti faccio un'altra domanda. È vero che per andare a Covolessa devi prima sconfiggere me? Ovvio, certo. Let's go. Escimi la squadra. Adesso te la faccio vedere, Martina. Una squadra di campioni proprio. Lillipup. Livello 15. Che faccio? Mi rischio la giocata, ragazzi. Questo ancora si chiama Blizzle, ma ti avviso, cambierà il nome in Zebra 89. Dai Zebra, ce la puoi fare. Merda! Ma posso vivere io, ragazzi? Continuano a farmi brutti colpi questi figli di puttana. Oh, il come si chiama questo? Non mi ricordo, si Purluan nell'evoluzione. Vabbè, comunque che ho richiamato Secchimettino. La Talpa che ho chiamato Mister Resetti. Lui che si chiama Sbaglio perché ha la natura più merdosa che gli poteva capitare. Munna che si chiama Jup. E questo che l'ho messo solo per questa palestra nel caso dovesse servirmi, ma non ho intenzione di tenerlo. Mi ha fatto pure bestemmiare per catturarlo. Fa vedere che mossa c'ha. Che mosse di merda che c'ha. Boh, proviamo a mandare Jup, che bella. Che è un bel tank. Ce la fai ad ucciderlo? Ce la fai a non morire con una semplice azione? Grazie. Mister Reset, capito? Mister Resetti, cioè, ma... Ah, l'avevo confuso, let's go, non me ne accorto che stavo leggendo la chat. Whee! Più 3 in PS e in difesa, più 2 in difesa speciale, mamma mia. Un tank. Jup fallisce, iconico. Allora, boh, a questo punto continuerei a livellare lei finché non mi muore. Poi se mi si abbassano troppi PS la sostituisco, dai. Mo tanto lo danneggiamo a sto stronzo. Ce la fa, Secchimettino? Quanti danni mi ha fatto? 18. Dovrebbe resistere, però... Secchimettino secondo me non lo ammazza mai nella vita. Sai cosa? Ma continuo a tenere... No, morso! Merda, ce l'hanno tutti, morso! Come ho fatto a dimenticarmene? Ce l'hanno sempre, sti cazzo di cani di merda, morso. Calo di frame. No, senti, durante queste battaglie epiche con l'assistente, con la vice capo palestra, non può esserci un calo di frame.
Meno male, meno male. Niente, devo cambiarlo subito. Devo cambiarla subito. Non ho niente punti esperienza per Giuppi, purtroppo. Peccato. Bravo, secchettino. Madonna, che incremento sudicio proprio. Un altro Lilibook. Vediamo se ce la fa, secchettino, a batterlo da solo. Mi sguardo, questo mi droppa. Prima mi droppa la difesa, poi mi fa crit. Mi uccide se si mette in un colpo solo, palese. Ah, potrei fargli turbo sabbia, ma non c'ho voglia, raga. Oggi gioco ignorante proprio. Alla azione, vediamo quanti danni mi fa. Merda. Ok, vabbè. Mister Resetti non lo posso. Non lo posso allenare in questa palestra. Ma mi devo andare di nuovo a curare, raga. Non la posso fare. Allora devo andare a mangiare davvero. No, Max, proprio quando c'è il capo palestra. Ma sei un infame. Cioè, ti guardi lo scontro contro Benedetta Parodi e non ti vedi quello contro il capo palestra. Va bene, Max, va bene. Questo è l'ultimo libro, prova a leggerlo. Dai, fammi leggere questo libro su Tepig, amica. Vuoi leggere il libro? Sì. Ma proprio su Tepig. Vabbè, capace di diventare un triste del fuoco. Vabbè, questo lo sappiamo già. Vediamo che dice. La seconda proprio bene, non sei solo forte ma anche intelligente. Si è aperta. Si è aperta la... ma cosa ci sono? Delle scale? Wow. Delle scale segrete. Ma che figata! Pensavo, ero sicuro che si aprisse qua tipo il muro. Me l'hanno proprio fatta, ragazzi. Tecniche di lotta? Non aspettare, cambia poco prima che sia troppo tardi. Bro, lo so già questo, cioè, che ti pare? Guarda che stai parlando contro un campione qua. 7 volte campione di Alola. Ma? Che sta succedendo oggi? Tac, ti si è rinnovato anche a te, grazie mille. Già 7 mesi, che cute. Hai risolto poi quel problema con la carta di credito? Credo di sì. Scontra colpi di pizza e margherita in faccia. Ti incontri un po' con l'aspetto da arrogante, lo potessi chiamare Byakuya. Allora, i nomi di Danganronpa li ho già messi in Pokémon Spada e Scudo, non so se... se vi ricordate, ma solo per te potrei farlo, Nautilus, solo per te. Only for you. No, anche perché mi pare che nessuno avevo chiamato Byakuya. Avevo Gonta, Toko, Nekomaru, Yasuhiro. Che cazzo altro avevo poi? Gonta, che era Grookey, e Toko, che era il serpente. Nekomaru era Corviknight. Yasuhiro era... Yasuhiro chi era? Il coso, la libellula, tipo la coccinella, quella cazzo era bellissima. Poi avevo... ne avevo uno che era... come si chiama? Obstagoon. Chi cazzo era Obstagoon? E ce n'è uno che non mi ricordo. Madonna, ve lo ricordate voi? Che qual era il mio team? Obstagoon, non mi ricordo il nome. No, in realtà non l'ho rinnovato oggi, è solo che non l'avevo condiviso. I buchi, cazzo, è vero, perché era tutta rocchettara Obstagoon, era i buchi. E... ma cazzo era l'ultimo? No, non me lo ricordo. Andiamo, eccola, la mommy. Le ossa che lei sta studiando sono esposte nelle teche. Ma posso andare dietro di lei? Che succede? I bidari sono esposti in ordine sugli scaffali. Questa è una cartaccia per terra. Ma che fai? Aloe? Aloe! Aloe! Ragazzi, siete pronti per uno degli scontri più epici a cui avrete mai assistito? Anche cominciamo con Zebra 89. Cominciamo con Zebra 89, dai. Poi i più forti ce li teniamo per dopo. Io pure mi sono dimenticato che team avevo in Sole e Luna. Avevo Primarina, e me lo ricordo, che era bamboccione. Poi avevo il granchio pugile, che era Rocchio 47, mi pare.
Poi avevo Raichu di Alola, che non mi ricordo però come si chiamava. Poi avevo Ninetales Alola, mi pare. E non me lo ricordo più. Ti do il benvenuto, sono Aloe, direttrice del museo Capopalestra di Zefiropoli. Iniziamo, sfidante. Vuoi vedere come lotta la squadra di Pokémon che ha allenato con tanto amore? Lo sai allora che li ho allenati con tanto amore. L'ultimate pescatore. Muoiono nel gioco l'incidente di Monokuma. Il secondo più bravo pescatore diventa in automatico lui. Avrebbe senso. Avrebbe senso. Fatta per me sono un amante dei libri. Io no. Cioè, zero, non leggo un libro da non so quanto tempo. Ti spacco il culo, Ale! Ti faccio diventare una cosa. Uno shampoo all'aloe ti faccio diventare. Madonna, il cane, ragazzi. Eccolo il cane. Cane livello 18. Ma noi non temiamo nessuno, ragazzi. No, prepotenza! Vabbè, è speciale il mio Zebra 89. È speciale, un bel shock, direi di sì. Vai, Zebra 89. Non ci fa nulla, prepotenza. Riduttore, damn. Ok. Va bene. E ti mando il mio tank, non c'è problema. Vai, Jup. Distruggilo con psicoraggio. La sua ultima mossa mi è servita per capire che tipo di allenatore sono. Uno che manda a morire i Pokémon deboli. Ecco che tipo di allenatore sono. Ma ora, Madonna, ti arriva uno psicoraggio, porca troia. Ah, hai subito il contraccolpo. Abichini su psicoraggio. Mi dispiace Jup, dovrai morire per mettere. No, ma muore di contraccolpo. Damn. Non muore di contraccolpo, mi sa. Jup. Chi è che ha una buona difesa che potrebbe reggere il colpo? Vabbè, fanculo Jup. Ti abbiamo voluto bene. A pezza di me. Schifosa sudicia. Madonna, devo fare sbadiglio. E niente, ci fa il culo, raga. Nemesi? Ma che cazzo è? Ok. Andiamo a morire sto Soak. Spaccaroccia, che merda, raga. Non gli farà un cazzo, spaccaroccia. Sì, ma questo usa la pozione, non è giusto, Grande! Ah, un altro spaccaroccia. Oppure se fa riduttore muore, se mi ammazza muore da solo. Per forza, dai. No, cioè, ti prendi il contro... Mannaggia al cazzo. Madonna, se si cura di nuovo, raga, io impazzisco se si cura di nuovo. Oh, bene, anche se mi ammazzi, muori. Bene. Stavolta devi morire per forza. Che troia, tutto nelle mani di sbaglio, raga. Madonna, Lily, non fare arrabbiare. No, sto tizio che brutto in culo. Anche in una situazione difficile, ma questo troverò il modo per vincere. No, non te lo permetterò. Non te lo permetterò. Porti Cerba e ti mando a casa. No, fallisci. No, io non ci posso credere, raga. Io non ci posso credere. Ipnosi, quanto c'ha? 60%? Io mi curo, basta, mi sbatto il cavolo. Che mi deve fare ipnosi col 60% e uccidermi? Ma siamo seri? Così turno 1 più veloce di questo schifoso che dovrebbe essere il più veloce del mondo? Nemesi. Madre Nemesi. E dorme, ovviamente dorme, no? Certo, vabbè. Basta, io mi curerò, cioè, frega cazzi. Mi resuscito qualcuno. Cioè, non gli permetto di farmi queste cose qua. E lui continua a dormire! Continua a dormire! Bah, tu ti sei curata e mi curo pure io, va. Fottiti, schifosa sudicia di merda. E mo farei meglio a svegliarti, pezzo di merda. Basta con sta Nemesi! Che cazzo di mossa di merda è?
Oh, ma non li finisce mai pipì di questo schifo. Madonna, Miracle Seme. Devo one shottarlo con Miracle Seme, dai. Erba aiuto, Miracle Seme, dai. Ma io ho fatto un cazzo, raga. Gli ho abbassato la precisione. Ah, devi fallire il tuo attacco. Fallisci. Non fallisce! Non fallisce! Non fallisce! No, raga, sono stato scammato. Sono stato scammato. Scammato, scammato. Faccio fango sberla, gli abbasso la precisione. Cioè pure con la precisione abbassata funziona ipnosi. Cioè pure con la... Ma che cazzo c'ha? Il 100% di accuracy? Cioè, ma il computer citta come la merda. Citta come la merda sto computer di merda. Citta come lo schifo. Cioè perdi perché il computer citta. Perso perché il computer citta. Cioè, ipnosi con la precisione abbassata. Va bene, ok. No, no, è malissimo come hit. È tipo il 60% o sbaglio. È una delle mosse più merdose. No, no, ragazzi, cioè, scammato in pieno. Scammato in pieno. Ma lo controlliamo. Io mi ricordo che sia 60 la precisione di ipnosi. Niente, due volte, di cui la seconda volta con la precisione abbassata. Va bene. Va bene. Cioè, 60% mi ricordavo bene. Cioè, ma non mi scassate il cazzo. Non mi scassate il cazzo, cioè. Quando la CPU vuole barare, punto, fine, basta, cioè. Non mi incazzo perché la CPU fa quello che cazzo vuole, quindi. Sì, canto sarà 40% forse. Ma 60%, cioè, scassami la minchia. Ma poi quanto è veloce quel figlio della merda. Mi avete fatto prendere lo starter più inutile del mondo. Mi avete fatto prendere, raga, io ve lo dico. No, gli devo fare sbadiglio semplicemente a quel coglione. E poi lo picchio per bene. Ho sbagliato a mandare giù in campo troppo presto. Adesso mo gli faccio vedere io. Mo gli faccio vedere io sta sfigata. Che seppure curata. Sudicia proprio. Dai, vai, fai riduttore, vai, vai, fallo riduttore. Vai, 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 guarda come muori adesso con riduttore. Ma non ho fatto niente di contraccolpo. Dai, stronzo, fammi vedere. Fammi vedere quanto sei forte, stronzo. Mo si cura, ovviamente. Però io ho abbassato la difesa, dovrei fargli più danni adesso. E gli abbasso di nuovo la difesa. Quindi il prossimo Pokémon che metto in campo sarà avvantaggiato, dovrebbe. Ok, chi c'ho come attaccante fisico? Che come Tino? Furto è fisica? In caso sta scritto se è fisico speciale. Fisico, ok. Mi ricordavo bene. Se non me lo uccide sempre, perché... No, no, io non grindo un cazzo, ma la distruggo, guarda come la distruggo. Ha! Ha! Bababui! Mo con la difesa a meno 2 ed è... No, io ho fatto un cazzo con la difesa a meno 2! Dai, fai riduttore, pezzo di merda, dai. Fai riduttore, schifoso in culo. Ah, Bababui. Ah, Bababui. 996, the fuck?
Adesso ho la fortuna di girare un po' anche per me. Che, che ho evitato due volte il riduttore. Che cazzo. Se mi becco l'ipnosi con la due, la cura si è abbassata di due stage, la ruota prima o poi gira. Ma buon ora, se riesco a sopravvivere gli faccio fango sberla. Cominciamo ad abbassargli la precisione. Merda, non ci sono riuscito, va bene. Ah ragazzi, sta tutto in giù, ragazzi. Se riesce a fare sbadiglio, abbiamo qualche possibilità. Guarda, manco mi uccide, è così confident. Mi fa full mi sguardo. Let's go! Madonna, questa cura si te la abbasso tutta, schifoso sudicio. È stato un errore non uccidermi subito. È stato un errore non uccidermi subito. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Evita queste ipnosi. Ti prego. Come solo una volta? Col secondo squaccaroccia non si abbassa? Ah, ok. Allora, sono. Pensavo fosse si abbassasse sempre. Sbadiglio. Sbadiglio. No, non resisti, Jup. Ti prego. Resisti, resisti, resisti. Impossibile. Questo c'è a sgranocchio. Ma perché? Ma perché devono avere tutte le mosse buio? Sti dementi, perché? Non ha fatto ipnosi? Ma? Ha fatto ipnosi? Ma non gli ho fatto un cazzo, raga. Ah! Baba bui! Baba bui! Fango sberla, il fango sberla, raga, il fango sberla. Dai, dai, sbaglio. La colpiscimi, bravo. Così mi si attiva, adesso mi si attiva erba aiuto e muore. C'è erba aiuto, vero sto Pokémon? Credo. Non ci credo! Non ci credo! No, raga, non è possibile. No, raga, non è possibile. Cioè, mi piglia per il culo sto gioco di merda. Mi piglia per il culo sto gioco di merda. Mi piglia per il culo. Ah, non si abbassa sempre, lo spaccare. Sì che ho delle pozioni, la posso usare, ma poi mi fa ipnosi, poi mi fa. Basta, io confido nella fortuna. Niente, non ha missato. Non mi va di curarmi, perché è rosico a curarmi. Ciao Emans, ben arrivato. No, devo vincere senza cure. Non me ne frega un cazzo. Basta. Vedere se c'ha erba aiuto, me lo sono immaginato io. Erba aiuto, sì. Cioè pure con il boost che era in energia rossa non l'ha ucciso. Cioè io mi ero fatto tutti i calcoli per dire no, perché adesso mi colpisce, mi mette nel rosso, si attiva erba aiuto, abbiamo pure il miracol seme, faccio una fracca di danni. Invece no, perché quando è sfiga, punto. Cioè è così. Timon, ma veramente, va, c'è un Pokémon sfigato come quello che mi mette in ginocchio, che mi mette in ginocchio la squadra. Ah, io vincerò senza curarmi. Basta, prima o poi la spunto io. Non si torna indietro. Tatsun sta tornando. Ah, perché c'è stata quella cosa lì dello scandalo. Chissà se Ilaria lo sa. Sgranocchio, ciao, sgranocchio. Ma scassami la minchia. Sicuro Zebra 89 non ha livellato per nulla. Basta. Un crit ogni tanto potrei farlo io comunque. Lui lo fa continuamente. Brutto colpo. Io mai. Non ha perso neanche energia tramite riduttore. Che sfiga. Gli ho detto io cosa? Mi sguardo. Ah, ok, gli hai detto tu di Tatsun, dici. No, basta, io adesso lo spacco, lo distruggo sto stronzo. Dai, passi la difesa, bravissimo. Dai, dai, un altro colpettino, dai, non mi ammazzare. Niente.
Mora lei sì, lui si cura, ovviamente. Andiamo. Besetti. Perché tanto si cura, è quello il problema. Allora, riduttore. Io farei un colpo di fango sperla, visto che si cura. Speriamo che questa volta la dea bendata sia dalla nostra parte. Sai cosa? Ne farei pure un altro. Così, in simpatia. Ha! Madonna, se ti faccio diventare cieco. Cane di merda, guarda, ti faccio diventare cieco, ti faccio diventare. Sì, vai, vai. Fai un sguardo, cane di merda, ti faccio diventare cieco, ti faccio diventare. Madonna. Ha! Ah, hai evitato l'attacco. Vai, 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 vai. Cioè, quando fa l'attacco più forte, giustamente mi hitta, no? Manco con riduttore che almeno prendeva il contro al corpo. Ma con Nemesi, ovviamente! No, con Nemesi, ovviamente! Con Nemesi! Va bene. Fanculo, me frega un cazzo. Vai, tutto. Ha! Evita l'attacco, vai, vai, Sekhmet. Madonna, Sekhmet, non mi fai un cazzo di danno, non mi fai. Con meno 4 di precisione. Riduttore già c'ha 90, non sai quanto c'ha. Con meno 4 di precisione, madonna, riesce a colpirmi. Ciao, Rika. Oh, madonna. Brava, Jup. Bravissima, Jup. Distruggilo, sto merdoso. Distruggilo. Ma... no, non morire, non morire, non morire, non morire, non morire! Bravissima! Sì! Brava! Questo non fosse lenta quanto lo schifo. Più zero in velocità. Allora, ti prego, fai ipnosi e fallisci, ti prego. Ti prego, fai ipnosi e fallisci, ti prego. Non lo farà mai perché sono low di energia e ha una mossa super efficace. E niente, siamo di nuovo qua, ragazzi. Siamo di nuovo qua. Faccio il pezzo di merda? Distorto zona, seconda palestra, Emans, è difficile trovare una mossa del genere. Guarda che sono ancora all'inizio del gioco. Allora... non so se fare il cheater, usare la Volgibot e poi curarmi, oppure confidare in un brutto colpo, qualcosa del genere. Però non mi ha fatto ipnosi, quindi... la precisione? La precisione? Sì! 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 Abbassa di nuovo la precisione, ti prego, sbaglio. Abbassagli quella fottuta precisione. Se fallisce un altro attacco, ragazzi... sì! 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 Finalmente! Finalmente! Madonna, usa Nemesi. Se usi Nemesi e non mi fai il brutto colpo, io godo. Non usare brutto colpo, non osare farmi brutto colpo. Sì! Sì! Nel culo! Nel culo! Nel culo, CPU di merda! CPU di merda! Volevi tentarmi? Senti, ho appena vinto la battaglia Pokémon più difficile del mondo. No, ancora non sono le 10. Ancora non sono le 10. Oh, sì, sì, sì! Godo, godo, godo. Senza alcuna strategia, solo con il culo si può vincere, ragazzi. Si può vincere. Ciao, Matt, ben arrivato. Come che snipe, ma quale scelta migliore? Doveva essere più veloce di quello scappato di casa ed eravamo più lenti. Buona cena, tac. Easy proprio, easy, easy. Easy un cazzo al terzo tentativo.
Però mi ha dato più soldi di quanti ne ho persi contro di lei. Quindi, totally worth, ragazzi. Che stile impareggiabile, tanto di cappello. Sei un allenatore di dignitrice per una medaglia base. Una medaglia base. Cioè, una lotta così difficile per dire una medaglia base, basic. Proprio quanto fai schifo come capo palestra per avere una medaglia che si chiama base. Nemmeno il primo capo palestra che dice vabbè, è appena iniziato, la medaglia base. Il secondo, devi fare schifo, Pokémon di tipo normali e una medaglia chiamata medaglia base. Che schifo. Hai vinto per sbaglio. Che gioco di parole. Buonasera anche a te, Lili. Base. Basato. Sei riuscito pure a perderci come veramente. Che scarso che sono, Evans. Veramente. Vediamo tutti buono fino a livello 30. Voglio darti anche questo MT. Nemesi. Ah, vediamo che cazzo è sta mossa che faceva tutto sto danno. La mossa che raddoppia i danni frutti se nel turno precedente un po'. Ecco perché mi faceva così tanti danni. Me li shottava tutti. Cioè mi shottava Jupe con Stranocchio e poi usava Nemesi. E quindi mi faceva doppi danni. Porca troia. Damn, è super strategica sta tipa. Mami la chiama, ma è sua moglie. Ma? Che cosa c'ha? Il mommy complex. Aiuto, sapessi che pasticcio, quelli del team fanno sono venuti a prendersi. No, fermiamoli. Vieni anche tu, sì, arrivo. Con i miei Pokémon tutti in forma, sicuramente potrò essere molto d'aiuto. Me li hanno curati? No. Io spero che non ci sia una battaglia, perché non sarebbe tanto fair. Basement. Ce l'abbiamo fatta, capito Mortina? Che battaglia epica che è stata. Epicissima. Mi puoi curare i Pokémon? Mi puoi curare i Pokémon, stai lì? Complimenti. Ma chi mi cura? Mi puoi curare i Pokémon? Batterà anche il cavolo. Ma mi puoi curare i Pokémon se sei una scienziata? Vabbè, andate tutti a fanculo, va. Prima ti massacrano i Pokémon e poi non te li curi. Mi puoi curare i Pokémon tu? Guardate, sono così sicuri di sé, orgogliosi di quello che fanno. Sembra davvero convinti di essere dalla parte del giusto. È quello che ti fotte. Giù le mani! Oh, ma guarda chi c'è, il capo palestra. Ci spiace, ma il teschio del drago è nostro. Ci serve per ridare la libertà ai Pokémon. Che devono fare? Devono cucinarlo. Te lo rubiamo da sotto il naso, così capirai che non scherziamo. Il disrespect proprio. No, no, ma che siamo tifosi allo stadio dei fumogeni. No, l'hanno rubato. Che napoletani. Ma come? Dobbiamo inseguirli. Quello scheletro è il reperto preferito di Aloe. Beberebe. Cosa saranno mai tramando, eh? Cosa saranno mai tramando? Tu che c'hai da dire, amico? Ah, lui è giusto, urla. Ah! Fossile, potresti ripassare in un altro momento? Sì, perché hanno rubato il teschio? Chissà perché. Ma cosa vuole il team Plasma? Mia madre vuole il mio aiuto per decorare la casa. Oh, la casa, cioè state addobbando con le decorazioni natalizie, immagino, che bello. Hai visto i 12 episodi? Sì. E ti dirò di più. Grazie. Intanto grazie mille Nickname 080 per il follow. Buon sé anche a te. Benvenuto, benvenuta tra i miei follower. Grazie mille. Dicevo a te, Nautilus, ti dirò di più. Sto guardando le prime serie di JoJo. Sono già a metà di Battle Tendency. Phantom Blood, una noia mortale. Phantom Tendency, ho visto solo ieri 7 puntate. Troppo bello, mi sta piacendo un sacco. Joseph, stupendo, veramente. Hai trovato qualche bel fossile? Ma che cazzo vuole questo qua? Perché ti manca l'ispirazione? Ma chi è? A vedere, non si direbbe, ma questo è Artemisio, il capo palestra di Austropoli, è un canguro, chi è? Sembra in difficoltà, cosa è successo? Qualcuno ha rubato uno dei nostri pezzi. Oh no, la tipa di nuovo, che succede? Che ci fa tutta questa gente? No, Sasuke pure. C'è qualche problema? Raga, ma il volume del gioco è abbastanza alto?
sei l'unico con il titolo in italiano. E in che senso? Il titolo dello streaming o del gioco? Cioè il proprio che il titolo inteso come gioco in italiano. O forse intendi che in questo momento sono l'unico italiano che sta giocando a questo gioco. Chi c'è? Chi sono questi due? Chi sono amici tuoi? Amici, vabbè, loro si sono autoproclamati così. Vabbè, banda alle ciance, io vado da questa parte. Ok, quindi noi dobbiamo andare da un'altra parte. Loro due restano qui a fare il palo. Voi andate al bosco. Sì, posso curare i Pokémon? Sì, sono Ilaria. Sì, andiamo a stare con i ladri. Sì, ma posso curare i miei Pokémon prima? Porta questo con te. Ma la dozzina si chiama ricerca strumenti. Ah, vabbè, mi frega un cazzo. Puoi aiutarmi il condividi esperienza. Ricerca strumenti è un congegno utilissimo in grado di segnalare la presenza di strumenti nascosti. Non mi ci frega nulla. Sì, state a fare la guardia, vai Sasuke. Entrambe, ah ok. Protagonista che è bello, ma ci sono protagonisti migliori. Ma che dici? Io finora del gioco, ciò che ho visto è quello che mi è piaciuto di più. E vabbè, Jotaro l'ho visto un po' in Stone Ocean e Josu che non ho idea di chi sia. Però cioè, mi fa scassare delle risate. Un po' spaccone, però è anche un birbone. È cazzuto, mi piace. Jonathan era veramente troppo piatto. La Kaizo sulla quinta generazione? Potrei rimborsarti punti canale, lo sa? No, vabbè, una live posso pure farla. Ma se vedi nello slot c'è scritto che garantisco una live, però poi se il gioco non mi piace o altro, non lo proseguo. Questo gioco ad esempio è stato riscattato con i 100.000 punti, però ho fatto la prima live, mi è piaciuto e lo sto continuando. E a questo punto inizia il bosco girandola, vabbè. Noi li staneremo. Mamma mia, come sei se ti vesti, però. Ah, questa era quella che ti curava i Pokémon, mi ero dimenticato. Allora, chi dobbiamo livellare adesso? Sempre Zebra 89, direi. Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zebra 89. Ciao Artemisia, che facciamo? Dove andiamo? Ci sono due modi, prendere la strada dritta e seguire quella che si inoltra nel bosco. Bellissime. Seguo i tipi procedendo per la strada dritta. Se mi trovo in del tragitto gli bloccherò l'uscita. Ok, mentre io... Ok, va bene. Ok, va bene. Io mi devo fare le lotte mentre tu prendi la strada dritta, capisco. Ah, ci sono comunque le lotte, bello. Perché uomini e Pokémon vivono insieme e questo è il tema della mia ricerca. Perché noi ci guadagniamo ad avere dei Pokémon come schiavi, ti risponderebbe N. Makoto resta migliore di Hajime. Non lo so invece io. Allora, questo direi che è un compito per Sekimettino. Oh, ma qui sono tutti... Sono tutti più forti di me. No! Ma... Ok, no. Qui sono tutti più forti di me. Lagga un po' a volte. Come mai? Io lo vedo verde. Non ci sono stati fotogrammi persi. Che cazzo mi ha fatto sbadiglio? Io sto guardando su OBS e non vedo. Prima me l'aveva detto anche mio fratello Andrea che c'è stato un calo di frame in effetti, però. Mi dispiace se dovesse succedere. Mo se mi si addormenterà, però. Alla fine non credo che abbia mosse per farmi del male, per farmi danno, quindi lo lascio se... Che cazzo è? Si cura? Lel. Bravissimo Segment, mamma mia che forte. Non mi fa sbadiglio, ma io lo colpisco, lui si ricura di nuovo con luce lunare e devo continuare così finché non finisce PP. Bene. Il PP di luce lunare ovviamente intendo. Sarà una lotta molto molto lunga ragazzi, molto molto lunga. Ti riferivi a Zebra 89, era la sua scritta preferita su DBD, che mi avevi scritto Andrea? Ah, che avevi scritto che laggava un po'?
Sì, di solito le cose che si curano, sì, sono tipo 5 pp. Quindi l'ha già usata 3 volte. Seguitino. E niente, mo non può danneggiarmi ovviamente con psicoraggio, quindi continua a spammare esclusiva come uno scemo. Potrebbero, il brutto è che potrebbero finirmi anche a me i pp di furto. E questa è la cosa tragica. Non mi fare sbadiglio, dai, però curati e basta. Non prendiamo sta lotta, tanto. Tanto l'hai capito ormai che non la scampi. Perché me li fai consumare tutti? Bro! Easy. Riesco a dover riuscire ad ucciderlo prima di. Sì, sono più veloce. Beh, essere più lento di Munna, regà, ce ne vuole. Non ho ricevuto un cazzo. Come se un raggio di luce avesse squarciato il cielo. Certe volte usano delle frasi che veramente sono un po' unbelievable. Oh, Max, ho perso. Calo di frame di nuovo. Ma nella live o nel gioco? Cioè, vedete anche a me un calo di frame, regà? O solo il gioco? Perché io vedo tutto verde. Aspetta un attimo, scusa. Fammi provare. Prova a chiudere tutto. Prova a chiudere tipo Google Chrome, così magari la RAM non si imputtana. La medaglia di Levantopoli ce l'hai anche tu, urge una volta per vedere chi se la merita di più. Ha fatto rima. Ciao Yolk! Ciao Yolk, come stai? Tieni un cuoricino. Madonna, tre poco con questa chat. Free experience. Questo è psico, quindi. Però è anche volante. Quindi posso lasciare anche Zebra 89, dai. Che ha fatto? Ma? Che cazzo ha fatto? Ma? Comunque, Max, ho vinto al terzo tentativo. Anche con. Sono stato molto sfigato la prima volta che ho fatto. Che l'ho affrontata. La seconda volta, la terza volta sono stato un po' avvantaggiato io con l'RNG. Perché comunque gli ho droppato due volte la precisione con Vorticerba. Quindi sono stato abbastanza fortunato. Ero ovviamente sottolivellato di tanto. Beh, io farei sfuriate. Ma è tipo buio garanzia. Ma veramente. Dai, non mi fallire sfuriate, bro. Fagli cambiare l'abilità, ma ci vuole la capsula abilità, cosa ci vuole? Ma sono cose che di solito si prendono in post-game, non sbaglio. 25, lento come la merda. Ah, contrary. Sì, alla fine non ho livellato e non mi sono curato. Durante il primo match mi ero curato con una super pozione perché lei l'aveva, Aloe pure l'aveva usata. Però ho detto no, basta, devo vincere senza usare oggetti perché avevo deciso così. Alla fine sono stato ripagato. Allora, semplicemente mi pare che fa più danno se il Pokémon è stato sostituito. Sì, sei in fase di sostituzione. Questo è sempre 40 fisico. Vabbè, togliamo sfuriate perché tanto. Però non credo che lo userò più di tanto sto insediamento. Io voglio notte sferze. Bella Blizzle, bella Zebra 89. Ah, vero, perché mi stanno finendo i pp di furto. Quindi è ottimo avere inseguimento. Let's go. Bravo, se ti metti uno. Le uova, ma raga, secondo voi io mi metto a fare le uova. Già è uscito con una natura di merda, Snivy. E me lo son tenuto lo stesso senza resettare il gioco. Oggi giornata piena, ho fatto la prima lezzino. Cosa sei diventata? Zebo 89. Ho fatto la prima lezzino, sudicio. Di scuola guida, ho avuto Itto. Hai preso Itto? Max, cosa ne pensi del fatto che Yolka ha preso Itto? Sei contento per lei?
Ah, inversione è quella che quando ti abbassano la stat te la aumentano, ok? E può funzionare anche su te stesso, tipo, come si chiamava? Cos'era? Troppo... No, è... Cos'è? Zuffa, tipo, che ti abbassa l'attacco. Però se te la metti su un Pokémon con inversione, te l'aumenta. Si faceva su Malamar, no? Malamar cosa usava? Troppo forte, mi pare. Che gli bustava la... che gli faceva abbassare l'attacco, ma in realtà glielo alzava. Abbiamo sentito parlare dei fitoncidi. Ma sì, grazie a loro che ci si sente bene nei boschi. Ma che significa? Ma questo non vuole combattere? Vuole vincere la maratona, sfigato. Zuffa ti abbassa. Ah, la difesa, hai ragione, troppo forte era l'attacco, ok. Poi mi fa un sacco ridere la mossa troppo forte. Oh, finalmente un volante, vai zebra 89. Mamma mia quanto sta diventando forte zebra 89. Sta diventando un ace gamer zebra 89. Attacco rapido. Ma attacco rapido. Damn. Oh, facciamo quando sberla che è una stab. Ma perché uso le mosse terra sui volanti? Non ce la posso fare. L'ho fatta anche l'ultima volta. Mamma mia che nabbo incredibile che sono. Ma perché non ci penso? Perché per me la mossa tipo terra è tipo terremoto, geoforza, questo tipo di cose qua. Siccome fango sberle, io me la immagino come che gli lanci una palla di fango, tipo, mentalmente. Cioè non ci penso che una mossa terra non funziona sui volanti. Non ci penso. Di che cosa ce l'ha il colloquio, Yolk? Scusa, non te l'avevo chiesto. Hai risposto alla mia domanda? Qual era? Aspetta, vediamo. Cos'è che mi hai scritto, Nautilus? Ah, sì, l'ho visto Madoka Magica, bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Ma ho visto solo la prima stagione dell'anime, non ho visto tipo i film, queste cose qua. Sì, certo, lui diventa acciaio poi, quindi per artigli sì. Ah, peccato, 95 di precisione, ma... No, aspetta, ok. Che gli leviamo, io direi sfuriare. Ah, vedi, se avevi l'assicurato non hai bisogno di rosicare, Max, se avevi l'assicurato. Urluan! Io direi, proviamo questo ferrartigli, dai. Fammi vedere com'è, che... Fulmisguardo, da tutte le mosse che poteva prendere, ho preso Fulmisguardo, rido. Carino. Mi ha aumentato l'attacco, ora dovrei forse lo uccido al prossimo hit, allora. No. Cos'è? No, la precisione. Bravo, Mr. Resetti. Il crit secondo me era inutile. Però. Il tuo insegnante era più scarso di te, mi sa, amica. Malamar era fortissimo nel competitivo, me lo ricordo. A livello di design e musica ti è piaciuto il Black Space? Era un po' inquietante, però... Non lo so. Carino, sì, però, cioè... Molte cose, cioè, quando non conosci la trama ti sembrano un po' messe a caso, cioè non riesci a capire tutti i riferimenti che ci sono nel Black Space, diciamo. Oh, c'è il nostro amico lì. E allora, italiani, perché sì, questa sera sono stati spediti lì Beccioli, da lì sfruttare tutto il mondo. Se parlo con te, che mi dici di tornare? Ok, niente, sì, mi dice di tornare. Vabbè, io a questo punto andrei un attimo a farmi curare dall'infermiera, visto che ho Zebra 89 che è morto.
il terzo. Io non mi ricordo, perché poi hanno fatto anche altri spin, altre ragazze magiche ci sono a parte Mago, se non sbaglio. E non so tipo se sono collegate o cosa. Sarei curioso di saperlo. Ah, per caso Giuppo ha telepatia come abilità? Perché tipo ancora la talpa non ha Pokémon e non ha tipo terremoto, però se avesse terremoto sarebbe una figata. Non è vero? Ah no, vero, è sincronismo. Perché ti voglio far livellare un po'. Ah no, Blitz a livello 14. Vabbè, mettiamolo qui per un secondo perché tanto c'è una lotta in doppio adesso. Poi Terra e Fuono insieme, cioè detto insieme, secondo me è una bella accoppiata. Segui il ritmo, non fermarti! Decisioni strategiche delle bambine di 5 anni, ma non mi rompere il cazzo. Mai e mia! Cazzo è Swaddle! Mai visto questo Pokémon! Mai visto! È un coleottero, immagino. No, che cazzo dovrei avere un po' come un volante, che non ho. Voglio di ferartigli e... Yonder Shock. Non ho nulla di forte contro un coleottero. Non ho né fuoco, né volante. Ah, non mi ricordavo che erano molto efficace. Giuppo non la posso mandare in campo. Snivy nemmeno, mi pare che... Oh damn, è ad area. Oh shit, non me lo ricordavo che era ad area. Coleottero è pure forte contro buio. Minchia, sul coleottero mi sciotta tutto il team, cazzo. Sia buio, sia erba che psico. Porca troia, che cazzo faccio? Boh, metto stronzo giusto per mandarlo come sacrificio. Storia della ribellione, ma praticamente conclude la trama, no? Immagino, della storia. Ah, vedi, lotta resiste. Ah già, ma io sono terra con la talpa. Vabbè, senti, devo rischiare, vaffanculo. Non si riesco ad ucciderlo almeno quello con Mr. Reset. Nice. Però era l'altro, mi sa che spammava foglie lama. E infatti. Cioè me l'ha evitato stronzo e non me l'ha evitato Mr. Reset. Questo si diverte a spammare attacchi di erba e non coleottero. Quindi io tutte sbaglio. Quindi sì, i coleotteri sono tutti forti, ma contro il mio team pure particolarmente, direi. Ce ne fanno il culo. Non è molto efficace. Però gli abbiamo abbassato la precisione. Oh, sta battaglia soffertissima. Oh, gli abbiamo abbassato la precisione e la difesa. Adoro. Però c'è anche lui con le omosse, ovviamente. Ma guardate, raga, io visto che la situazione è così, faccio appoggi forte. Cioè. Almeno gli mettiamo un dot perché. Cioè con gli attacchi non è che gli faccio così tanto. E ora perché gli ho abbassato la difesa e ho fatto pure brutto colpo. Mi sa che devo andarmi a curare di nuovo, raga. Dai dai, si è abbassata la difesa, dai dai dai. Let's go! Cioè, ma tu guarda se mi devo allenare sto stronzo di cui non mi interessa nulla. Whee! Salita di livello! Più 2 in velocità, finalmente! Oh, questo è un signor aumento di livello. Si vede che ha preso tante B. Che affiatamente incredibile! Rebellion non conclude la trama ma aggiunge robe.
Miracolo parte 3, veramente, in certe occasioni mi sto ritrovando con il team sbilanciato. Cioè, io veramente, finché non avrò Swanna, non, cioè, i Pokémon Coleottero non li posso affrontare. C'è un plasma! Sapete come sai, ma se terremoto sono se gli altri Pokémon della Coleottero in campo sono in grado di volare a fruttare per aria. O se c'ha telepatia. Però il mio Munna non ce l'ha, perché credo che sia un'abilità segreta. Quindi F. Ciao bro. No, non mi sfidare, dai, non voglio. Sei proprio insistente. Ti darò subito una versione di video se ti passa la voglia di seguirci. Oh, ma io insistente, non loro che sono fissati, che sono per liberare i Pokémon. Io insistente. Go. No, aspetta, che cosa c'ho come primo? Qua devo mettere. Allora, lui è sia buio che. Che terra. Forse è ancora solo terra. Quindi io metterei sbaglio e via. Che bello Crocroc però. Poi mi è dispiaciuto prendere Secchettino perché. Crocroc è veramente bellissimo, uno dei miei Pokémon preferiti. Ah, ecco chi avevo! Non avevo anche. In Spada e Scudo non avevo anche Crocodile. No, aspetta, forse quello ce l'avevo in Sole e Luna. In Sole e Luna, forse Crocodile. Madonna! Se sbaglio sta spaccando i culi. Sei troppo giovane! Age shaming? Age shaming, davvero? Peccato, io non ho un bel niente da darti, dovrei vederti con i miei compagni. Deboli da soli e forti in gruppo, che schifo. Siamo qua a Zebra 89 che dobbiamo livellare un po'. Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zebra 89. Un legno. Cosa c'è qui? Non c'è. No, non c'ho voglia di combattere. Nuovo! Sì, ma non gli farò mai danno. Anzi, mi spaccherà lui il culo. To be honest. Attenzione, madonna, vi giuro, volevo fare sotto carica. Basta, adesso lo faccio. Ha! Bababui! Però comunque era fallito il suo protezione. E avrei fatto meglio ad attaccare in realtà, però vabbè. Vediamo quanto gli faccio adesso, l'ho fatto sotto carica. Almeno siamo più veloci, cavolaccio. Ma de. Oh no, Stridio è fortissimo! Ah no, mi sono confuso con Ronzio. LOL. Ce l'ho le Pokéball, le ho comprate. Ok, meno male che la rete ball è forte contro i Pokémon Coleottero. Quindi, minchia, è nel rosso dove riuscire a catturarlo. Damn, devo andare a comprare le Pokéball tipo subito. Mamma mia. Venivede è un gran Pokémon. Non è un problema, anche i grandi Pokémon Uccello ne rimangono paralizzati, un grande. Venivede è fortissimo, ma anche Volcarona di questa generazione. No, se lo trovo un altro Pokémon che non c'ho, piango. Ok, no, Pidoro, per fortuna. Posso ucciderlo! Magari lo one shot pure. Bello parlare di Mojoka affiancato a Pokémon. Già che ci sono così io Lyrical Manoa. Sai che l'ho sentito da qualche parte? Di calma, no? Eh? Questo è un miracolo, mio Dio, in siciliano. Chiste numeracolo, penso. Oh mio Dio! O signori, forse. Più che altro si dice o signori. Per dire tipo appunto il signore più che Dio. Garadice è quello amaro che però ti cura, mi pare. No, cioè non mi interessa Volcarona in realtà, Nautilus, perché tanto non penso che lo metterò in team. Quindi vai tra.
Comunque non è normale che quel pidove mi abbia fatto tutto quel danno, eh. Grande, bravissimo Zeb. Per poco. Damn Swaddle. Beh, lui lo vorrei catturare, però ha una sola Pokéball. Quindi no, bisogna un po' vedere. Maciuzza mea. No, non voglio farlo morire, Zeb 89 così. Ah, già tanto non danno punto esperienza per la cattura. Però non so neanche un impedimento, forse mi devo stare aperti. Sempre se non mi fa un attacco di tipo erba. Che sicuramente farà. Ammazzione. Con Ferartiglio non penso di ucciderlo. Credo. No. Coleomorse, che è quello che ti mangia pure le bacche, mi pare, Coleomorse. Allora, io gli farei... Sto dicendo, io farei un fango sperla. Non glielo posso fare. Chi è che c'ha qualche attacco proprio di merda di quelli che non lo uccide? Lui ci avrà tipo azione, qualche attacchino di merda che lo fa arrivare nel rosso senza ucciderlo. No, solo spaccarocce. Nice. Proviamo, raga, se non lo catturo, pazienza, dai. Però sta ultima rete bolle io la userei. Sì, stronzo che ci ho messo i secoli per catturarlo questo Sop. Cioè, chi c'era se lo ricorderà bene. Proprio la rabbia che avevo appena l'ho catturato, la prima cosa che ho fatto è stata per chiamarlo stronzo. Quando c'è l'uovo, Liven gli fa un vestito. Ma che cosa carina, glielo fa indossare. Dorme coprendosi la testa col cappuccio. Ma è bellissimo sto Pokémon. Spero non l'abbia mai visto. Proprio mai. Ma non se lo caga Game Freak, perché neanche nei giochi successivi l'ha rimesso. No, zero Pokéball. Addio, fottone. Io volevo scappare. Volevo proprio scappare e non incontrare altri Pokémon, però vabbè. Niente, speriamo di ritrovarlo prima o poi, Cottonì. Se no pazienza, non è che lo devo catturare, cioè che devo completare il Pokédex, anzi non lo farò. Chiamalo come uno dei personaggi di Naruto che si trasforma in un insetto. Chi è che si trasforma in un insetto in Naruto? E Cottonì non mi ricordo com'è che diventa. Poi diventa... quel Pokémon là marrone con i pompon, tipo. Che sembra che abbia i pompon. Che non mi ricordo ora come si chiama, che è stato anche nel competitivo. Allora, io direi almeno 5 Megaball. E poi compriamo tipo 10 Pokéball. Piripipipi. Ma il Pokédex come lo completo senza gli scambi, eccetera? Cioè, dovrei tipo cittare o qualcosa del genere, insomma, non lo so. Un po' difficile. Io Sole e Luna l'ho completato, il Pokédex, Ultra Sole e Ultra Luna non mi ricordo. Di Spada e Scudo mi mancano tipo 2-3 Pokémon del secondo DLC, quello della montagna, perché poi Ilaria ha smesso di giocarci e non l'ho più costretta. E quindi perché me li facevo passare da lei, Pokémon che mi mancavano. Però ovviamente se giochi a un gioco Pokémon nel momento in cui è uscito, è anche facile trovare persone con cui scambiare, eccetera. E poi cosa ti dà di solito? Il Chrome Amuleto ti danno queste robe qua. Furluan. Quindi buio. Io per buio non ho niente. Cioè ho Soak ma non mi interessa allenarlo. Quindi devo andare di Onda Shock. Vediamo che è più forte, vediamo che è più stile. Ah, ci sta. Se non cominciamo a fallire come dei pezzenti. Dai, un bel roll. Niente roll.
Se sì, attacco rapido, vabbè, tanto attacco comunque per primo. Nice, non c'è fallito nemmeno un attacco. L'ova amuleto, me lo immaginavo, cioè. Cazzo me ne frega degli shine. Come una ricompensa marcia, secondo me. Che brutto mente di livello. Con onda subito. Il prossimo capo palestra incomincia a spammare con onda come una merda, ragazzi. E qui ancora precisione 100%. Adoro. Mamma mia, se mi sfugge il prossimo capo palestra. Poi ora l'hanno abbassata a 90, mi pare. Quindi non è niente che posso interessarti. Una ragazza come me non trasporta cose pesanti. Cosa sarebbe la cosa pesante in questione che dovrebbero trasportare? Non ho capito. Ah, questa è la roccia per far evolvere Eevee. Sì, per far evolvere Eevee in Leafeon. Io ogni giorno sono di pattuglia nel bosco giando. L'altro è qui il mio forte, quindi avrei Pokémon Coleottero e quindi prendo il cazzo adesso. Jacopo, Pokémon Ranger. Ah no, vedi, c'ha il cagnolino. Io direi, ragazzi, che è arrivato il momento di provare a testare con onda. Anche perché è più forte di noi sto avversario. Oh, godo. Godo, quanto è bello la paralisi, ragazzi. Quanto è bella la paralisi. Evitiamo! Perché non c'è neanche. È tipo il paraflinch questo. Perché c'ha già la percentuale. Cioè già c'ha il 30% di non riuscire a colpire. Poi c'ha riduttore che non è al 100%, ma lui riesce comunque a colpire. E vabbè. E vabbè, è il momento quando il computer città. Però vabbè. Fanculo. Pazienza, è andata così. Però la paralisi secondo me è sempre vuota. Vai giù così, è ancora il livello troppo basso. Oh, questo nonostante la paralisi e la precisione ridotta di riduttore continua a colpirmi. Che sudici veramente, insomma. Let's go! Luce lunare, sì! La voglio! Allora, leviamo Special Skill, non lo userò mai più. A livelli bassi sì, ogni tanto la usavo, regà, ma. Adesso si può curare. Certo che è lenta com'è. No, se ne batteri nelle solite lotte cittano troppo. Sì, ma ci credo. Ma castagna ti cura da qualcosa. Dal sonno, mi pare. Vabbè, vado di nuovo a curarmi, regà, perché devo farlo. Cioè, mi seccano i Pokémon. E li devo allenare, quindi se me ne uccidono qualcuno non puoi più prendere punti esperienza. Va bene. Andrea, alla prossima, grazie mille. Fammi sapere poi per quanto riguarda Natale, cioè spiegami un po' la situa. Magari che capisco pure che sono cose tra virgolette private, magari non vuoi dirle in live, però spiegami un po' com'è la situazione. Meno 6 di precisione. Cringe. Ciao Joshua, ben arrivato! Ogni tanto è vero comunque che diventa arancione qui la. Mi ha ritirato Cottony! Godo! Il fate è della nostra parte, raga. Noi tutto bene. Oh, posso pure paralizzarlo per rendere più facile la cattura. Godo. Devo farlo subito, cazzo, cazzarola. Non lo so, quasi le fila pure. Bello. Lo paralizzo e poi cambio. Cioè, ma può essere che per catturare un Pokémon devo prendere così tanti danni, regà. E manco punti esperienza mi danno. La trenadora. Allora, visto che è un Pokémon di tipo erba, io metterei sbaglio così. Ci farà pochi danni. In questo senso dice cose zozze. Ma chi è? Che film è? Me lo dici per favore? Che mi hai fatto. No, c'ha paralizzante, non ci credo. Madonna. Questo mi fa il culo adesso sto cottoni, raga. Mi sono frustrata perché è meno potente. Così non corre il rischio di ammazzarlo, ovviamente. Questo si sta boostando l'attacco. Ok, raga.
molta paura di quello che succederà. Ah, godo paralizzato. Godo. Ma se provassimo già a catturarlo con una bella mega ball, che dite? Che attori ci sono? Sì, Leonardo Graziano, il doppiatore, sì, esatto. Baba Bui catturato. Vediamo, se viene attaccato crea una nuvola di cotone per confondere il nemico, poi ne approfitta per fuggire. Che sfigato. Veramente, ma sono tutti fortissimi i Pokémon di questa gen, anche quelli selvatici. Veramente la, come si dice, il difficulty spike è veramente altissimo. Ma dove si va? Su o giù? Su o giù? Cioè davanti o giù? Super pozione. Allora, c'è un bullo, vediamo, c'è qui sotto. Un cazzo. C'è un vicolo cieco. No, guarda, a te ti ho già catturato, amico. Io mi leverei dai coglioni, così in amicizia. Tanto Blizzard è veloce, quindi non dovrebbero esserci problemi. Qui ci sarà un... Volevo cercare se c'era qualche strumento, proprio. Non c'ho voglia di mettermi a usare ricerca strumenti. Sicuramente non è un vicolo cieco, cioè se l'hanno messo è perché c'è uno strumento o qualcosa, però. Ah, Whimsicott, ecco come si chiamava, Whimsicott. Grazie, allora sì, è quello che ricordavo io, come che si vuole le cottoni. Sì, è vero, un sacco di Pokémon sono buoni in competitivo, tipo Volcarona, Gotitel, Whimsicott, Serperior, Scolipede, Garbodor, ovviamente, ma fortissimo Garbodor. Te ti ho già, quindi anche tu via dalle balle. Ciao bro, l'ultimo di accorgere di ciò che sanno fare i miei Pokémon. Ma se io non volessi accorgermi, ad esempio, se volessi tirare dritto per la mia strada, posso farlo? Ah no, non posso. Venipede. Mo so cazzi, raga. Mo so cazzi. Con onda, io direi, palese. Quanto onda protezione. Con onda palese. Palese proprio. Babba bui. Pulimento. Cos'è? Buio? Cazzo, la usiamo sotto carica. Perché sì, perché mi piace. Perché il setupino è sempre bello. Anche se lui penso sia fisico. Direi che è fisico, velena spina. Grazie per l'avvelenamento, ovviamente. Ovvio palese, va bene. Devo andare shock, dai. Ah, Baba Bui. Hai visto cosa fa sotto carica? Let's go. Let's go. Oh, per Timbur abbiamo la nostra amica Jupiaz. Stoutland, vero. Gigalith, Whimsicott, Lilligant pure di questa. Exadrill, sì, Exadrill con Horn Drill. Fortissimo, fortissimo. Ah, è vero, Bisharp! E Braviary pure, che belli. Axorus qual è? Ah, il drago, sì. Non ricordo. Darmanitan è quello che c'ha forza bruta, la Sheer Force, mi pare. Sì, ho visto di cosa sono capaci i Pokémon di perdere. Ah, il Dragon, minchia, è vero. Sono così tanti che non li ricordo tutti a memoria. Che fallito. Fallito sto bullo. Crocodile. Madonna. Cioè li stai nominando praticamente tutti. No, no, non morire. Blitzol. Ma qui ancora si muori, perdi energia. No, vero, non perdi energia al di fuori della lotta. L'hanno tolta quella merdata. Ah, se lo one shotto non dovrei morire.
E dovrei salire di livello. Vero che lo one shottiamo? No, perché lui c'è tempo rapido. Benissimo. Ciao Zebra89, è stato bello. No, io volevo la Pokéball. Tenere una grande potenza senza che sia la natura a pagarne le spese. Questo lavora a forza dei Ranger. Sì, nasconderti in un cespuglio. Complimenti, bro. Ah, è una sis. Allora sei una buona. Damn. Che cazzo devo usare contro erba? No, allora, sicuramente terra no. Non ho volanti, non ho fuoco, non ho veleno, non ho coleottero, non ho un cazzo. Vabbè, usiamo furto, metti che c'è una bacca, non credo proprio, però. Che palle che siete! Posso fare assisene? Lo posso dire che avete rotto il cazzo poi a fare assisene? Lo posso dire, padre? Lo posso dire, padre? Dici, 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 dici. La tartaruga qual è? La tartaruga fossile? Ah, giusto, mandalo a dormire con una... con un psicoraggio, Io non volevo mandare per forza sbaglio. Volevo fare esperienza agli altri, però. No, se questo continua a fare brutti colpi, io devo. Sono costretto, ovviamente. Ripipi, 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 ripipi. Leccata. Bro, ma ce la fai, leccato. Comunque da quando sei evoluto, ovviamente gli sono gustate le stats, è diventato molto più forte, sbaglio. Guarda quanti po' di danni prende, non vedo l'ora di avere tutti i Pokémon allo stadio finale, peccato io. Oddio, Crustle, quel coleottero là, granchio. Mamma mia, quello era abbastanza rompicazzo, se ricordo bene. E vai! Devo mentire niente, e giù continua ad aumentare in PS. Va bene, ci piace così. Ci piace così. Vediamo cosa ha ottenuto. Una baccastagna, una castagna. Vabbè, i Pokémon sono sempre il nostro fia, bla 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 bla, non ci interessa. Antidoto. L'avrei potuto dare a Blitzel, a Zebra89, se non fosse morto. E qua? Qui c'è un segreto. Un segreto. No, non si può passare, però. Ah, perché il ok, capito. Di dove? È abbastanza veloce, sale di livello per poco. No, un altro Ranger. Facciamo lottare i Pokémon. Basta, io voglio sconfiggere il Team Plasma. Ma che me ne frega di Evelina? Leveline! Beh, in questo caso devo mandare per forza a sbaglio. C'è poco da fare. Però almeno Mister Resetti mi sale di livello. Quindi direi let's go. Non vedo l'ora di avere Excadrill, non vedo proprio l'ora. Non va bene che sbaglio così super livellato rispetto agli altri. Non va bene, non va bene, non va bene. Non voglio fare affidamento solo su sbaglio, voglio che tutti crescano e diventano forti come dei veri campioni. Madonna, che botta. Bravo Resetti. Ah, questo pure è un signor aumento di livello. Ah! Lunghi sospiri di disappunto. Come me quando la CPU citta. Bacca pesca. Ma vatte la pesca. Di nuovo ci sono pochi diversi. Vuol dire forse che. Che stai dicendo? In questo mondo c'è un posto adatto per ognuno. Sì, io devo ancora trovare il mio posto nel mondo, però. So sempre. Ma non c'è nulla qua. Ah, vedi? Dove c'era un oggetto nascosto.
Ok, pronti per la nuova battaglia contro il tipaccio. Spero che non abbia tipo pidone, perché io non c'ho zebra 89. Sì, si chiama stronzo, ma perché non si faceva catturare. E poi l'ho tenuto solo per il capo palestra, la capo palestra di tipo normale. Non è vero, perché se direi ai miei compagni di fuggire. Mamma mia, un eroe si sacrifica. Rimane indietro lui e fa perdere tempo a me per aiutare i suoi compagni. Che bravo veramente. Che odio Patrat, veramente. Patratrack. Bro, io vado di ferrare figli e ti spacco. Spacco, la voglia che mi metti la sabbia negli occhi, io ti spacco, bro. Ti spacco adesso che inizio ad avere delle mosse. Delle mosse con un senso. Oh oh, se mi fallisce il prossimo attacco è la fine. Se mi fallisce questo attacco per la precisione è la fine. Meno male, meno male, meno male. Si viaggia verso nuovi livelli. Esatto, il mio compito è solo far guadagnare tempo ai miei compagni. A questo punto dubito che tu possa ancora raggiungerli. Dopo la quarta palestra, no way, così tanto. Peccato. Antiparalisi, ma qua ci sarà un altro ranger da qualche parte, qua. Eccala, ovviamente. Tipo un ranger in grado di fondersi con la natura selvaggia e di comprendere i sentimenti dei Pokémon. Mi puoi dire ora, mi direi pure che parli coi Pokémon. Miguel. Miguel. Fuoco. Non c'è, che devo fare? Colpi di fango sberla, devo prenderlo. Proviamo. Vabbè, io non sono ancora acciaio, quindi. Dovrei resistere. Cioè, oddio, resistere no, ma prendo danno nero. Madonna, veramente, a colpi di fango sberla, devo. Vabbè. Andiamo. Ma siamo in speed tie? Sto male. No, perché? Ah, Baba Bui. Madonna, sei fango sberla, però. Quando avrò un attacco bello di tipo terra? Quando lo impara sto colone? Vuol dire un attacco buono di tipo terra, me lo dite? È tempo di farsi un tisolino. No, ho già dormito troppo io per oggi. Fallo anche tu, resetti, ti prego. Bravissimo, mamma mia, quanto sei forte. Quanto sei forte, mister. Quanto sei forte, mister. Madonna, con meno 4 voglio proprio vedere se mi colpisce adesso. Lo sbagli. Ancora, mi continua a colpire con meno 4 di precisione. Tempo. Dai, vinciamo la speed tie e andiamo a cazzo. Sfigato, dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Bravissimo, resetti. Bravissimo, mamma mia, l'esperienza. L'esperienza, attacco più 2, adesso più 3, let's go. Da parte selvaggia. Fossa al 19. Ah, manca poco, manca poco. Ancora bacca pesca. Bentornato, Tac, come stai? Sì, un ninja che si fonde con la natura e nessuno si accorge della tua presenza. Ma va a cagare, va. Dai, vediamo un po' se continua. Anzi, curiamolo pure, tanto gli strumenti curativi ce l'ho. Facciamo così, perché. Ok, bene. Facciamo così, pure qua, benissimo, facciamo così. No, questo non si può fare. Ah, sono già, perché sono già ordinato, mi sa. E allora, va, usiamo una pezione su secondo, dai, che sennò che facciamo, ce le teniamo. Te invece la ricerca lavorativa come sta andando? Molto bene, devo dire, molto bene. Sono a buon punto con un con una candidatura. L'unica cosa brutta è che se va a buon fine decido di se mi offrono una posizione io dovessi accettarla, si tratterebbe di iniziare il contratto il 1 gennaio, che poi a conti fatti sarebbe il primo giorno di lavoro il 3 gennaio, quindi capisci che un po' fa rosicare.
Anche perché io stavo facendo dei programmi per Capodanno, ecco. Non mi farebbe molto piacere doverci rinunciare. Quindi devo mettere un po' le cose sul piatto della bilancia. Devo anche vedere intanto se supero, cioè se mi offrono la posizione. Laccio erboso, è quello che fa più male più è pesante l'avversario, vero? Se non sbaglio. Sì, danneggiano maggiormente i nemici più pesanti. Wow, cos'è sta roba qua? Sembra buonissimo. Patate, funghi, zucche, salsicce e patate. Ah, a saperlo... cioè, ti dicevo di aspettare altri 10 minuti perché penso che fra poco la live la chiudo. Ok. Allora, quindi questo è 65 speciale. Questo è 35 fisico, ma la cervosa è sempre speciale. Io lo voglio fare mixed oppure no? Devo anche togliere la bolgibotta, intanto il dot. Non è che mi serve in così tante. In così tante occasioni. Grazie Joshua. Senza pensarci troppe volte. Nemesi invece non ho dato a nessuno. 70 fisica. Secondo me nel frattempo potrei dargli tipo che ne so. Ah ok, solo a stronzo, però. Se la potevo dare a. Se la potevo dare a Sekhmet l'avrei data. Sempre meglio di graffio, voglio dire. Il contratto penso che sia uno standard determinato di un anno. La paga è ottima. Purtroppo la posizione è simile a quella che avevo prima. Però sai com'è, magari può darsi che sia che la compagnia comunque sia diversa e che non ci sia da sclerare veramente tanto come con l'altra precedente, anche perché comunque questa è un'azienda che ancora sta crescendo, il team italiano è ancora molto piccolo. Ho visto che funziona dopo i KO, però tanto stronzo io non lo voglio far giocare, quindi mi serve a poco, ecco. Non è nei miei interessi tenerlo in team. Io a questo punto... Ah, là non ci posso andare. Chissà come si arriva da più avanti, immagino. Oggi troverai lo shiny? Io finora, in ogni gioco che ho trovato, mi pare che almeno uno shiny l'ho trovato. In Sole e Luna mi pare di aver trovato Golbat. Mettiamo lui e poi magari ci fermiamo per oggi, vediamo. Ma se puzzi ancora di latte! Adoro. Sì, mi sto sul cane, non mi piace, è pure uno stadio base. È brutto, tipo, che non sia vero, mi sto molto sulle balle. Vai, sei cretino! Forza, biribino! Fatti un po' di punti esperienza, amore. Morso di un Pokémon buio. Siamo in seguimento perché tipo. Questo fa in protezione. Bro. Abismo sbagliato per usare pazienza. Dove faccio una cosa? Ci sono, eh? Allora, eccomi.
Absol, vabbè, Absol è un caso particolare perché è il mio Pokémon preferito. Borghese, io devo ancora vederle le ultime due puntate di Quattro Ristoranti che sono uscite. A me piace un sacco Quattro Ristoranti. Dopo Masterchef, penso sia la trasmissione a tema culinario che mi piace di più. Oggi di buono c'è una spadellata di salsiccia, funghi, carote e zucca praticamente. Ho fatto prepotenza. Giovedì? Madonna, questo giovedì, godo, godo. Allora giovedì non si fa live, raga. La prima puntata mi sa che me la guardo in diretta. Oddio, devo vedere se posso, perché devo capire un attimino se posso usare l'account di Sky del mio amico, di SkyGo. Credo di sì, perché immagino che loro la vedranno in TV, credo, boh. Devo chiedere. Oh, ci ha dato il teschio, let's go. Che scarsi. Così non potremo realizzare né i nostri desideri né quelli del sovrano. Ma chi è? Ma? Celio, non temete, la fedeltà che avete girato al vostro sovrano vi fa onore. Ma chi è? Ci hanno sottratto il teschio dopo tutta la fatica fatta per rubarlo. Non importa, lasciamo stare il teschio del drago, le nostre ricerche risulta che non c'entra niente con il Pokémon leggendario. Falliti! Dobbiamo fare in modo che nessuno, in futuro nessuno possa più metterci i bastoni tra le ruote. Adesso mi attacca pure lui. No, salvami Artemisio. Grazie. Lotta in due? Sei venuto a consolare i tuoi compari che ho appena battuto? Madonna, 3v2. Li spacchiamo adesso. Questo chi è il loro capo? No. 7 saggi addirittura ci sono. Ma cos'è One Piece? Invece di usare le parole per verificare la vibrazione dei Pokémon, noi altri saggi passiamo all'azione dando ordine ai nostri uomini di impossessarsi dei Pokémon con la forza. Sono i capi picciotti praticamente, i capi cosca. Posizione scomoda, mafiosi. Artemisia esperto di Pokémon tipo coleottero. Oh shit, che palestra di merda che sarà. Non esce se tuo nemico non avrai timore di affrontare 100 lotte, così dice il proverbio. Però è reputo preferibile la ritirata. Sei scarso in culo. Vabbè, non troveremo altre ingerenze. Bla 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 bla. Sì, prima o poi mi occuperò anche di voi. Ritornerò! Zio Scrocco, ma in realtà è Simone. Per Sky sì, scrocco da tempo. Un tipo che non perde tempo. Che facciamo? Lo inseguiamo? Meglio di no. Va bene. Se niente troppo adesso e chissà cosa saranno capaci di fare. Io vado. Cioè, ti aspetto ad Austropoli, nella mia palestra, per farti il culo. Non vedo l'ora di accettare la tua sfida. Certo, ha visto che abbiamo dei Pokémon di merda contro i coleottero. Ce l'hai ancora tu il teschio, vero? Tieni. Grazie davvero, sei molto gentile. Accetta questa come segno della mia gratitudine. La pietra lunare! Potrei far evolvere giù, però tu mi hai detto di aspettare fino al 38. Damn. Mo devo resistere. Sì, manda Nautilus, che io fra poco penso proprio che finisco. Un Miracle Seme, un altro. A chi lo devo dare? Chi è che si tiene due Pokémon di tipo erba? Ah, forse per questo mi avete detto di non prendere il Miracle Seme ancora, perché si trovava qui. E vabbè, troppo tardi. Bene ragazzi, io direi che visto che abbiamo completato la zona del bosco, mi sembra un ottimo momento per interrompere. Una live un po' corta, però vabbè, ci sta, considerando che oggi non stavo tanto bene. Onestamente abbiamo buttato la capopalestra, abbiamo fatto tutta la zona del bosco. Io lo collerei un day, raga. Wow!
Pensi di sfruttare il livello o post-lega per psico? No, no. Direi che hai fatto bene a dirmelo in questo caso. Cioè, non mi piacciono gli spoiler, però in questo caso specifico, effettivamente, restare senza psico, con il mio Pokémon psico principale, tra l'altro, manco con uno scappato di casa che dici, vabbè, l'ho preso e tipo non lo tengo più, no, è proprio il mio principale, quindi direi... Ah, vediamo cosa mi hai mandato, Nautilus. My battle program keeps sending me this svagly treatment. Ma perché? Che significa? Mi scasso. Con i loro colori pure, tipo. Io c'ho il blu, Basile il verde, che carino. Mi scasso. Va bene, ragazzi. Dai, io effettivamente sono un po' stanchino a sto punto. Ne approfitto pure per cenare, visto che ho già qui tutto pronto. E boh, mi guardo un episodio di JoJo, magari. Non lo so. Vediamo. Comunque, ragazzi, grazie mille di essere stati in mia compagnia. Ci vediamo domani, I guess. Sempre con Pokémon, con Deltarune. Non lo so, vediamo. Con Pokémon alla fine stiamo procedendo spediti. Pokémon quanto sarà? 30 ore di gioco, un gameplay normale. Siamo già a 7 ore, quindi ci sta. Sicuramente non finiremo prima delle vacanze di Natale, del nuovo anno, eccetera. Quindi, e non so neanche Deltarune quanto dura. Non so se pushare su Deltarune sperando di finire il capitolo 2 potrebbe essere. Devo chiedere tipo a Max quanto dura. Non ti fa cappellare così, anche perché è lenta a far schifo, quindi c'è da ottimizzare i danni. È vero, è vero. È stata buona live. Sì. Mi sono ripreso, mi ha aiutato anche, devo dire. Ragazzi, niente raid stasera, perché no. Grazie mille della vostra compagnia, vi faccio sapere se si fa qualcosa. Giovedì siamo ancora in forze perché giovedì c'è Mastro Cuoco, quindi forse lo vedo in diretta, come vi dicevo. Vediamo. Grazie di tutto, vi auguro una buona serata. Ci sentiamo molto presto, va bene? Bacini, grazie per la vostra compagnia, come sempre, super cute. Alla prossima, guys.